sa che gli spettatori possono votare, non da Twitch, ma se entrano da Jackbox TV possono votare. Esatto, e facciamo punti in base ai voti del pubblico, okay. Oltre ai voti nostri. Spettatorizzi, va bene. Allora, adesso facciamo un primo giro di prova, così vediamo un attimo come funziona. Per chi si è unito alla partita, seguite le indicazioni che trovate sul cellulare, tutti gli altri, beh, divertitevi. Se volete unirvi poi anche voi da mobile, potete fare la versione spettatore dove dovete solo votare le cose che trovate più divertenti. And that's it. Proviamo, dai. Ci siamo tutti. Sì. Ok. Oh, finalmente posso alzarmi. Ok, no. So che l'avete visto la gara e sono stata io. Sì, serio. Io sono Jack. No, no, ma davvero, davvero si risconnessa la live nel secondo del pare. Il mio numero ce l'avete? Ottimo. No. E ora il primo round. Ma ci sta audio qualcosa, tutto coso che sono... No, la dovete vedere sulla live purtroppo. In maniera seria o divertente? Ho lasciato tutti i sottotitoli apposta perché così potete leggere. La vostra frase o quella, okay, di un altro giocatore. Sì, anche perché io ho disattivato l'audio. Per forza, perché sennò vi sentite 30 volte. Ok, se volete partecipare come pubblico dalla posta prossima potete anche cercare di... andate su Jackbox TV e mettete OLCS. Adesso noi, tutti quelli che partecipano invece al gioco, non come pubblico, metteranno le risposte sul loro cellulare. Possiamo già rispondere? Certo, certo, rispondiamo. Ma dobbiamo rispondere seriamente o a cazzo? Secondo te? Ok. Possibile vedere gli altri? No, ma che palle. Vabbè, ma così si capisce quale metto io. Continuo a mettere M a caso. Perché oggi è il giorno delle M, oh. Perché ride? No, io non capisco perché ride. Perché essendo VIP mi sa che sta già vedendo le cose. No. Adesso noi dovremmo votare quelle degli altri. Sì, esatto. Mamma mia, okay. Tanti anni di studio servono finalmente a qualcosa. Adesso manca l'unico che... Credo sia Alessio che è l'unico che ancora ci sta mettendo un attimo in più. Tutti gli altri hanno risposto. Ok, adesso piano piano vi arrivano le votazioni se dovete farlo. Iniziamo. Ok. Un titolo rifiutato nella saga di Harry Potter. Harry Potter va. A me dice no! Per no! Sempre continua. No! La sua frase preferita. Harry Potter va in diarrea a causa delle cioccorane o in campagna. Se chiunque l'abbia scritto è una persona orribile. Secondo me ha scritto Alessio, infatti. Come è fatto a sapere chi l'ha detto? Perché in streaming è uscito chi l'aveva detto. Ah, ok. No, lo devi vedere dallo streaming. Cosa ne ha fatto New York del cadavere di King Kong? L'ha mandato sulla luna o cibo? Cibo, cavolo, è quello che avrei risposto anch'io. Cibo, comunque. Se volete votare anche voi dalla live, potete partecipare con pubblico. Avrei scritto la stessa cosa. Immagini se fosse mettevato cibo, cibo, cibo. Qua ci bisognava rispondere, cazzo. Usate i dispositivi per votare. Dici? No. Dici? Cioè. Dai, scusa, era da rispondere, cazzo. Non mi interessa, se ho perso, ma ho preso il voto di quelli più importanti. Non è vero, guarda, Curtia ha risposto. Curtia ha risposto. Hai risposto. Come Curtia non ha risposto, Giuggiole? Perché era troppo facile. Ci sono rimasto malissimo. Ci sono rimasto malissimo. Allora, capitolo finale della saga di Moltambano. La torre delle ghiere fantasma.
Di chi è questa? È strano. Di chi è questa? Analgiale. vabbè, ma te fai F5, scusa. Gliel'hai fatta vincere questa. Vabbè, dai. Più stupide. Ok, qual è il vero motivo per cui Adamo ed Eva sono stati cacciati dal paradiso terrestre? Quando la mamma e il papà si vogliono bene o avevano finito la carta igienica. Secondo me è di Fidek la seconda, eh? Igienica, ma... sì, è partita una M un po' a caso, però. Oggi mi partono le M, oh. Devo cambiare il telefono, non mi fa più fare le live sul cane e mi mette le M in più. Prossima definizione. Capisci che i tuoi genitori sono telefono. Di vederti andare via di casa quando trasformano la tua stanza in... No! Scusa? No! Non so quale rispondere, sono bellissime tutte e due. Oddio, in effetti sì. Non ho avuto il tempo di rispondere. Era bellissima, erano bellissime entrambe, erano fantastiche entrambe. E scopriamo la classifica. Oddio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo. Cazzo, Ale ci ha fatto un culo così. Di tutte. E in un round ha preso tutti quanti, ha preso tutti i punti. Fuck. Prendi questo prima. Tanto adesso c'è il doppio dei punti. Secondo round. Sì. Riusciranno a non mettere M a caso. Ok, dai. Oh. Ancora mi stava scappando la M. Davvero, Dav? No. Ma perché di prima? Perché sto pensando alla mia risposta. Ah, ok, sono io che sono stato veloce, infatti vedo che sono il primo. Ok. Allora, per chi si stesse domandando che cosa sta succedendo, questo è un gioco... Non ti sento. Un gioco multiplayer. Non ti sento, ma ti sentono tutti gli altri. se volete votare qual è la risposta più bella che noi siamo riusciti a dare, potete entrare anche come pubblico da jackbox.tv mettendo OLCS dove vi viene richiesto. Altrimenti state lì e godetevela perché questo gioco è fantastico. Oh. Vediamo come ve la siete cavata. La prima, il titolo di un musical ispirato... Ma sono uscite domande fiacche, ho dato risposte fiacche. Un musical ispirato al Parlamento italiano. Che vi piace di più. La ballata delle escort di zio Silvio o le bimbe di Conte? Allora, meme vecchio o meme nuovo? Esatto, ma sei meme. Cioè, quali meme mi piacciono di più? Miam miam miam. Cocane, 2000 punti così. Non puoi votare, Walter. Ricarica la pagina. Una cosa che un meteorologo non dovrebbe mai dire in TV quando avvisa un tornado. Aprite le finestre che questa... No, ma perché avete detto la stessa cosa tutti e due poi? Sono che cosa ci devo fare? Che posso controllare quello che scrivo io, non quello che scrivo io. Esatto. Tu mica tacito. Esatto. Aprite le finestre che questa puzza, davvero. L'uomo perfetto è alto, Moro e... Oh! Cazzo, questo... Mi hanno appena obbligato a dare una risposta. Vabbè. Sono che state... devi dire?
Sono stata obbligata a rispondere Bassista. Chissà chi ha messo Bassista, infatti. Mi hanno hackerato l'account. Sì, sì, ti hanno hackerato l'account tantissimo. Prima di gettarti la sciarpa dietro la spalla con un gesto così di sabri. Scusa. No, no. Essere sicuri di non essere Maurizio Costanzo? Addio, grazie per tutto il Fidek, l'hai detto tu questo. Ah, ma allora vengo beccato subito. No, il preferito del pubblico. Qualcuno ha votato Ale da fuori. Quindi è entrato qualcuno come pubblico. Ma ti immagini Alessio mettere la sciarpa e dire addio, grazie per questo scrisce. Allora, una proposta di legge che non ti saresti mai aspettato da Matteo Salvini. Madonna. Qualcosa di intelligente. Ops. Ops. Nessuna risposta. Vabbè, vince di base. Non ho avuto tempo di rispondere. Non Salvini trovare qualcosa da dire. Che rientri nei toss. Allora, per... questo è un altro meme di Radio Canaglio, me lo giuro. Qui volevo prendere alcuni. Grazie, grazie. Ciao Tanino Fango, ciao Ludo, questo è un gioco multiplayer. Attualmente ci siamo in chat io, Orlando, Curtia e Fidek. E stiamo giocando insieme a chi riesce a unirsi nella chat tramite quel link che vedi. Solo che adesso... Ovvero... Cosa? Adesso... No, no, continua, prego. Ah, scusami. No, solo che adesso potete entrare solo come pubblico fino alla fine di questo round qua. E poi si rigireranno un po' le carte. Ci sono dimenticato, io devo dire una cosa. Fabio, è il terzo round. Ok, completate il momento. E una per tutte adesso. Oh cazzo, come mai è in città? Sono su un taxi. Mi si è bloccata la live, non vedo nessuno. Ok, sono su un taxi e il tassista dice all'orso. Dietro c'è un orso incazzato. Come mai lei è in città? E tu devi dire la risposta dell'orso. Ah, come mai lei è in città? Oddio. Oh. Io mi devo trattenere da ridere per la cagata che ho scritto. Si apre un'altra pagina se gioco? In che senso, Tanino Fango? No, devi andare su jackbox.tv, mettere quel link lì e ti fa partecipare per adesso solo come pubblico. Io non sono riuscito a scrivere. Stavolta avete due medaglie da assegnare. È il momento di scoprire chi premierete con l'oro e con l'argento. In due non ho risposto. Perché sono in mezzo allo schermo? Non lo so, sei buggato. Allora. Ah, no, io devo scegliere forse. No. Completate. Allora, datemi medaglia d'oro, la tua risposta preferita. Volevo del miele, se non c'è del miele vado. Conosce l'orso di compagnia? E l'orso. Oh, orso. Orso, porca! Logopedista e partecipa ad una corsa. Tenetevi forte, arrivano le medaglie. Tiriamo fuori l'argento. E oro. E ora trasformiamo le medaglie in punti. Attenzione. Orso qua, madonna, orso qua era terribile, Fidek, ti rendi conto? Mamma mia. Comunque hai ricevuto dei punti. Bene, cioè, abbiamo finito. È il momento. Se non c'è, mi elevado. Ma porca... Non si capiva, dannazione. Sì, ho vinto! Sono bravissima. No, questa, quella del diarrea a causa delle cioccorane era meravigliosa. Era meravigliosa. Anche la torre delle ghiere fantasma. Ale ha iniziato benissimo e ha finito malissimo.
Allora, facciamo così. Allora, adesso facciamo una bella cosa. Ora vi disconnette tutti dalla partita, ok? Inserite il codice SNXT se volete giocare. Quindi voi quattro che siete con me e chi altro vuole unirsi. Se non mi si blocca possibilmente. Ok, Orlando, sei entrato tu per primo, quindi sarai tu a dare il via poi. Ok. Vabbè, a me si è buggato, quindi giocherete voi. Ma è una cagata sta cosa che però... Aspetta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Orly, dai pure il via. Mai Alessio, mai. Sono la torre delle ghiere fatte. Ed è ora di giocare a Quiplash. Tutti a comodi? Quiplash. Bene. Non ci sono risposte sbagliate, no, non è vero, ci sono, ci sono. È il primo ci sono, ma non le dovete usare. Ci sono e dobbiamo trovarle con molta la vostra frase. Inoltre sono il palio dei bonus per i vincitori. Pronti? Via. Se volete potete partecipare anche come pubblico, ve lo ricordo per l'ennesima volta. Mentre i giocatori scrivono le loro frasi, gli spettatori possono provare la modalità parola al pubblico. Ah, c'è anche la parola al pubblico. Quindi c'è anche una cosa solo per il pubblico. Vai sul sito Jackbox TV e scrivi quel codice ABC. Però puoi partecipare solo come pubblico per ora. Oh, oddio. Dopo devo darci più tempo, raga, perché io mi rincoglionisco con così poco tempo. Anche perché se parli... Giusto. No, non so che cazzo rispondere. Io. Frase di sicurezza. Un'operazione... Sì. Ma che cazzo di frasi mi sono uscite? Il tempo è quasi scaduto. Se serve si può usare la frase di sicurezza. Azione, non so cosa scrivere. Usa la frase di sicurezza. Azione, usate due di frasi di sicurezza. Ok. Non sapevo cosa rispondere né una né l'altra. Sono una brutta persona. No, è il momento della verità. La prima definizione è. Spiegalo più un altro giorno la frase di sicurezza, cosa significa, mi raccomando, Scegliete la vostra frase preferita. Cioè, io ho rinunciato alla vita sociale per questo. Vero, vero. Quale vita sociale? Vabbè, non si utilizzare adesso. Oh no! Spaccare i capelli. No, sono orribili tutte e due. Un buon porno, però era bellissimo, Ludo. Tocca alla prossima. La scoperta più hot di Alberto Angela. No! No, io so... No, io avrei votato tantissimo il suo cammello. Cioè, dai, su. Era fantastica questa. Il suo cammello, intende. Sì, non mi ha fatto manco votare. A una certa. Il titolo di un successo. Cioè, devi essere troppo veloce. Cioè, neanche il tempo di leggere. Votiamo. Un liscio per ambientaliste. No? Non sei tu che hai scritto chi era?
Non posso rispondere a questa domanda. No, è stato male. Andiamo avanti. Se mai dovessi prendere fuoco, ricorda, fermati, gettati a terra, rotolati. È la risposta di sicurezza quella, eh. Ok. Ma davvero la ghiera? Cosa ho fatto di male? Basta, ormai io sono un meme. Era bellissima questa, Orlando, era stupenda. Sì, adesso raga, la prossima partita la facciamo con più tempo. Davvero, ho perso contro me stesso. Già, fa. No, Curtiano ha puntato per l'obiezione di coscienza, ma... Ecco la prossima. Il nome di una catena... Non è dato il tempo di rispondere. Cazzo. Metti qualcosa in più. Quanto hai messo di... No, no, puoi solo mettere del tempo in più, non ti dice quanto. Ok. Oddio. Il tizio... Me la spieghi perché non l'ho capita? No, anch'io non l'ho capita. Ale, spiegaci la tua battuta perché non l'abbiamo capita. No, ho chiesto a Curtia, lui rideva. No, ah, perché... era la risposta di sicurezza. Un pessimo nome per uno Ecco. Che ha molto senso, in effetti. Okay. Il tizio. Un pessimo nome per uno stupido. Che vada senza controllo. Adesso hai capito perché ti ho detto non ti posso rispondere quando mi hai chiesto di scrivere. Perché la risposta era sì a un'altra domanda. Giusto, giusto. La risposta di sicurezza. Ma perché Davi c'ha quel segnalino? Perché ha usato la risposta automatica. Non avevo letto. No! Io non so. Non so qual è la mia risposta. Perché ho usato la risposta di sicurezza, ma sono bellissime. No, cioè. Che ce l'avrei avuta qua? No, era bellissima questa orla, cioè, fantastica. Bravo. Pat. Io non sapevo veramente cosa scrivere. Super Quiplash, guardalo! Pog Champ. Il primo round è finito. Porca Eva. Ciao Francesco Lombardo. Non mi capacita. Ha fatto un sacco di punti quello stronzo di Orlando. Dai. Dai. Mi è andata bene con le domande, dai. Cazzo. Che tutti i punti valgono doppio. Ok. Sono pronta. Spettatori, mentre i giocatori scrivono le loro, fate parola al pubblico. Nel primo buon porno, no! Tantissimo. Presto, se non viene in mente niente, c'è sempre la frase di sicurezza.
pensato a questo gioco, Manzoni non avrebbe scritto Promessi Sporchi, forse. Probabile, forse. Probabile. Ci sarebbe Ferruccia. Bene, vediamo che cosa. Non ho sentito solo Fermelucia. Ma si sarebbe fermato a Fermelucia. No, fermato a Fermelucia. No, no. Scegliete la frase preferita e la cosa sbagliata da dire dopo aver scorreggiato un funerale. Il morto fa puzza, frigorifero subito. Oh, c'è puzza di morto, eh. Io non dico, ho paura che ritorni dopo, ma la voglio tenere se torna. Per forza. Per forza, che dovevi fare? Il gusto di gelato più sardo che ci sia. Più sardo? Pecorone o pecorina? Avete avuto veramente la stessa idea? Però, allora, Jack Boss mi ha chiesto quale ti piace di più. E tra pecorone e pecorina non posso dare una risposta diversa, però. Cioè... si può dire la vicina? No. No, no. No, 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 no. Ludo, no, tu no, sei minorenne, no. Cosa ne sai? Mi dissocio. Che ha valore legale, ricordiamolo. Certo, certo. Come ci insegna Shrek. La prossima nuova legge è visto l'arresto immediato per chi... Questo sarcasmo non sembrava sarcasmo. Votate. No, fa l'elicottero col cazzo in pubblico. Ma non è a leggere il legale prima. Ecco, è come il copyright di Twitch. Beh, scusa. Orlando è fortissimo in questo gioco, ragazzi, cioè. Sì, c'è la censura, io ho detto. No, prima. L'ho fatto io, ho messo gli asterischi io. Ok, sì, fatelo comunque, mettete le cose censurate. L'avevo capito. Cioè... Oh. Ok, so chi l'ha scritta adesso. Meno male che non le ho detto di venire in live. Votazioni bulgare. Andiamo avanti. I commessi ti odiano davvero tanto quando tu. Quando tu gli chiedi Malaghera. E chiuso sul letto. Dobbiamo limitare gli usi di ghiera, è troppo facile. Sì. È troppo una ghiera a testa. Sì, è tipo la God Weapon di sto gioco. Dai, basta, d'ora in poi la ghiera è vietata. Guardate la faccina di Ludo, poco convinta. Fai sesso sul letto prima di comprarlo, infatti. Ricorda, se c'è. No, lo fai là. Sushi. Non devi mai e poi mai. È tempo di votare. Portare un cane e prendere. Posso non votare nessuna delle due? Si fanno cagare tutte e due, ma vorrei voluto vedere te. Chi le ha scritte? Io. Vabbè, dai, voto la meno peggio. Grazie. Abbiamo pareggiato! Ti ho premiato per il doppio senso. Era quello. Grazie per averlo notato. Però scusa, vai in un posto col pesce e non prendi il pesce. Lo so. Infatti era per quello che non mi piaceva, però l'altra era proprio per me. Allora, non vedo l'ora che ricominci l'Ebola. La fine dell'inizio della prossima apocalisse. Frangipalle, ciao! Grazie al follow, benvenuto. Ah, c'è Frangi. Sì, c'è Frangi. Oddio, che meraviglia. Ed è letto che mi metti l'Ebola. Ma l'Ebola ci è rimasto nel cuore. Adesso... Nuovo sport in cui gli italiani non avranno rivali. Urlare fuori dai balconi, ce la faremo. No, mettere la mascherina sotto il mento sarebbe stata.
È vero anche quello. Il secondo round è terminato. Diamo un occhiata ai punteggi. On fire, eh. Sì, infatti. Oddio. Cazzo, Orlando è troppo bravo in questo gioco. Ok, terzo round, final lash. Passato secondo, parla. Svegliatevi perché stavolta riceverete tutti la stessa definizione. Okay. Stavolta dovevo scriverla però la frase. Dio santo. Completate il fumetto. Qual è la tua specie protetta preferita? E lui risponde. Oddio. Qual è la tua specie protetta? Vabbè, io mic drop, ho messo giù il telefono, sì, per la scritta. Ah. Ah, io ho messo una così perché non mi veniva spontanea. Oddio. Poteva essere troppo volgare. Mi sono limitato. Ah, perché... totalmente volgare, mamma mia, guarda neanche un po'. Non so. Vediamo che cosa avete scritto. Fuori le medaglie. Nargilli. La giraffa di Curtia, Alberto Angela, lo spec scaduto, la cagna settimina, specie in estinzione. Il panda panda fanculo. Il pa- oddio. Oddio. La giraffa. Giraffa. Cioè, te la devo spiegare, quel il disegnino. Panda, panda affanculo. L'ho capito adesso. Vorrei ricordare che i nostri nonni hanno combattuto i nazifascisti per questo, affinché noi potessimo giocare più con dopo. Esatto. Vendiamo le medaglie per ottenere dei punti. Fantastico. Guarda come vince la giraffa di Curtia. Bam! Fantastico. Abbiamo finito. Grazie Curtia, la dedico a te questa vittoria. Guarda, guardalo come ti ha passato davanti. Che bastardo. E niente. Che bastardo. Scusa, avevo contato la differenza. No, sei una merda. No, panda fanculo. C'è la merda il gioco. È fantastico, ma è fantastico. Allora, abbandono morto. Tutto che metto i tempi più lunghi per poter rispondere perché cioè ci vuole. Allora, dicevamo, parola al pubblico, sì. Cronometri prolungati, sì, e di brutto, grazie. Partita con password, no. Twitch necessario, no. Per le famiglie, no. Censura manuale, no. Avvia la partita dal controller, no. Massimo dei giocatori, otto. Sottotitoli, sì, ok. Ok. Adesso, facciamo una cosa. Vi lascio la possibilità di entrare prima a voi, ve lo dico in privato, così non c'è troppo problema perché adesso siamo in tanti. E poi gli altri si litigano in velocità al prossimo posto. Scrivilo nella chat. Lo scrivi? Sì. Allora, aspettate, eh. Che ghiera. Niente, è sempre Orlando che riesce a entrare prima di me, non so come sia possibile. Devi entrare, di scriverlo. Ok.
No, ma semplicemente però tu hai scritto quella cosa, fai copia e incolla e le incollavi sul e lo so, ora che ho fatto tab. Allora, adesso si apre la gara a chi riuscirà a entrare. Ci sono 4 posti liberi, andate su jackbox.tv e potete entrare. Chi non riesce ad entrare può sempre fare da spettatore e votare, il suo voto chiaramente conta. E se trovo la cosa, avrà il nostro disprezzo. Esatto. Esatto. Chi non riesce a entrare si infila nel pubblico. Esatto, chi non riesce a entrare può sempre infilarsi nel pubblico. Jackbox.tv, inserite il codice J-I-Q-Y. Ghieramen. Chi è Ghieramen? Quindi abbiamo Ghieramen, che non so chi sia, Walter, Ludo e Francipalle. Ok, allora Lego. Okay. Ciao, la coroncina perché ho vinto prima. Ah, è vero, perché hai vinto prima, lol. Vai, Orla, iniziamo. Vi ricordo che... sei tu, Alessio, va bene. Vi ricordo che potete entrare anche come pubblico. Andate su jackbox.tv e mettete quel codice. Quindi si evita la ghiera, perché sennò vinciamo. La ghiera è vietata. Vietato votare ghiera. Ecco, va bene. Lo potete scrivere, ma non ci può votare. Ok. Ah, già. Whiplash. Giusto. Spero che siate pronti. Quindi Ghieramen è già fuori. Assolutamente niente. Niente Ghiere. Quindi Ghieramen è già bannato perché ha messo Ghieramen. Ottenete punti in base alla percentuale di persone che ha preferito la vostra frase. Ciao Elena. Ok, devo scrivere la mia risposta dove qua. Ok. Invece di aspettare che i giocatori scrivano. Cacchio, non posso scrivere Ghiera. Ciao Zorro, ciao caro. Ciao Alucard. Senti, se sapessi cosa sta avvenendo qua, rideresti anche tu. Ok, allora, se non sapete cosa sta succedendo, esattamente come mia madre. Bisogna pensare in fretta o usare la frase di sicurezza. Se non sapete cosa sta succedendo, esattamente come mia madre, stiamo giocando a Quiplash. Potete giocare anche voi, anche se non potrete mettere le risposte, potrete votare le vostre preferite. Dai, un secondo, forza! E non me l'ha scritto, che palle! Ma è fatto. Dannazione. Bisognerebbe chiamare il ripieno del... No, ma poi è bello che lei che parla aiuta molto. Esatto, Jaden, non riesco a scrivere un caso. Devi stare zitta, Bernix. Allora, come bisognerebbe chiamare il ripieno delle uova alla diavola? Pus di orco. Non lo so, ho scritto cos'è caso. No, pulcini morti, no. Io ho scritto cos'è caso. Ma quella... Quindi non sei riuscito a entrare. Quella è prima del ripieno. Niente. Al pubblico è piaciuto più Pus di orco. Avete notato come noi diamo delle cose diversissime dal pubblico? Il titolo del prequel mai realizzato del thriller Gli Uccelli. Lezione di Zumba o Coito sull'uovo? Mai una gioia. Allora, se volete potete votare, vi ricordo, entrate su Quiplash tramite il sito, dovete andare su browser jackbox.tv e potete votare. Quale risposta preferite? Era troppo facile questa. No, non è vero, ci ho pensato per una vita. Oh! Grazie.
L'unica cosa, sai che cosa non capisco? Mm. Quando sta per scadere la frase? Perché se mi dicesse non te lo dice proprio, c'è un numero. No, quello... il numero è il numero di caratteri. Perché appunto, se me lo dicesse, io premerei. Ve lo dico io, dai, facciamo così, ve lo dico io. Okay. Allora, tutti hanno più fascino su una motocicletta, tranne Alfano o un nano sul monociclo. C'è un nano sul monociclo sulla motocicletta. Esatto, infatti anche io ho avuto dei problemi a capirla. Deve essere per quello che ho votato Alfano. Ma Nando la famosa. Pane. è stato il pubblico a scegliere stavolta. Sì, infatti. Fate la differenza, ragazzi. A fare inversione. Attenzione. Usate i dispositivi per votare. Veronica sta cagando. Oddio, bevendo. Ho ucciso la streamer. No, in realtà non mi hai ucciso tu. Entrambi? Sì, però mi ha ucciso più il mammut. Non me lo aspettavo il mammut. E dire che invece, e dire che ci ho dovuto pensare un po'. Beh, giustamente Quartiere e Frangipale non conoscono il meme, no, quindi... Non mi interessa aver perso, l'importante è aver vinto dentro, c'è la morale, è quella. La rotonda molto stupida parlerebbe di questo. Sono il vincitore tecnico. Rotonda molto stupida. Pagnamaro punta alla qualità, non alla quantità. Andiamo avanti! Un trucco per rendere la vita più semplice. Lo scalino per meloni può essere usato anche per... Votate ora! Cazzo, è uno scavino per meloni! Aspetta, che lo scavino! Sì, lo so, però mi ha fatto ridere. Cazzo, è uno scavino per meloni! Non mi dire che non ce l'hai, dai, figlia, tutti ce l'hanno. Fino così, cassetti però pieni di scavini. E chi è quel maleducato che ha risposto alla domanda con una domanda? Vero. Oh, il pubblico si è diviso, Anche noi ci siamo divisi, cacchio. La prossima. Un nome pareggio per la risposta di sicurezza. Ma divisi tipo PD. No, se divisi solo in due parti, Sofia. Sei una persona orribile, Ludo. Avanti un altro. Capisci che la tua anch'io ho pensato a Schettino, ma quando ti chiede di vedere il tuo grosso condo cu. Ok. Meglio che non... Vabbè. Ah, la mia commercialista rumena sulla Salaria. Ma forse cosa? Non fa la commercialista. Trovi che non faccia la commercialista? No. Ah, qualche... gestisci i salari sulla Salaria? Esatto. A me piaceva più la tua risposta, Felix. Questo può cambiare qualcosa, sappilo. Ma davvero non sapete cos'è un CUD? Evidentemente. Maledetti. Sono tutti troppo giovani. Non la voto. Hai fatto... Era una risposta d'anziani, ma era la più divertente. È vero, era, infatti io preferivo la tua. D'anziani? I boomer dicono d'anziani. Ma io sono un millennial, non sono un boomer. Giusto. Ah, cioè, secondo round... Oh, sì. Non sono più nella pelle. Allora, mentre i giocatori scrivono le loro frasi, gli spettatori possono provare la modalità parola al pubblico. C'è anche la parola per il pubblico, intanto, se volete. Cane, che domanda difficile. Pure la mia. Allora è la stessa.
Ho del tempo per pensarci, allora. Ma io ne ho tirate due così a caso. No, no. Risposta cattiva. A domanda cattiva, risposta cattiva. Vai. Il capo stringe. Se è necessario basta usare una frase di sicurezza. Esatto, usate la frase di sicurezza se non riuscite. Chi è che manca? Alessio, credo. Dai, adesso 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vedo il countdown. Scopriamo le vostre frasi. Neanche nella live. La prima definizione è... Forse è nell'angolo dove ci... No, è sotto. Poi io vedo un numero fisso, non si sposta. E il numero fisso è il coso, è i caratteri, no? No, no, dicevo nella live. Da dire dopo aver inalato l'elio. Soffro di micropenia. Oh, ciao, sono Fidek. Ah no, è uguale. Ti odio. Chiunque tu sia, ti odio. Poi saprò chi sei perché c'è scritto. Devo chiudere il gioco, shit. Vabbè, te la sei recitata, non vale. E vabbè, ho capito, dai, faceva molto più ridere dell'altra. Mi dispiace. Ho votato comunque l'altra per protesta. Meritavi la vittoria, ma non il mio voto. L'ultima cosa che vorresti sentire in una tenda da campeggio. L'ultima cosa che vorresti sentire in una tenda da campeggio. Thunderstruck o sconcili? Thunderstruck. Questo è solo per chi è esperto di Radio Canaria. Per chi guarda Radio Canaria da tempo. Oh, tra l'altro la tenda il campeggio di notte, quindi quando c'è Radio Canaria. Esatto, esatto. Esatto. Ti dà anche più tempo per rispondere, comunque ho notato. Thunderstruck. E ogni tanto anche la domanda di sicurezza comunque fa fare cose a caso. Fastidio tenere in mezzo alle chiappe per un'ora. L'unica cosa che non ti darebbe fastidio tenere in mezzo alle chiappe per un'ora: un gelato, ma anche il pene di Fidek. Una terza chiappa. Ma è leggermente una molestia, quella risposta, sì, lì un pochino. Chi è che ha molestato così Fidek? Secondo me è Alessio che ha dato quella risposta. Però se vinco io perché rispondete l'altra, ma va bene. Dai, la frangipalle. Però Alessio gli ha dato il voto, vedi che ci avevo visto bene. Però sarebbe comodo averne tre, no? Okay, cosa te ne fai di una terza? Non lo so. Il problema è dove ci metti il buco dopo. Ne hai due di buchi poi. No. Ah, Uno per entrare e uno per uscire, Diana. Si possa essere stitico due volte. Giusto. Perché le nuvole guardano diversi porno e io che cazzo ne so? Beh. Non ho dubbi su quale mi piaccia di più, onestamente. Personalmente. Risposta di sicurezza apposta. Walter dice che ci si siede più comodi se si hanno tre chiappe. Secondo me sì. Bisogna vedere se la morbidezza si distribuisce o se la morbidezza singola resta uguale, quindi aumenta. Secondo me mentale non lo vorrebbe mai dire, ma con chi ha sì. Oh mio Dio. E adesso tutti su canale 5. Comunque, se volete votare anche voi dalla chat, potete entrare su jackbox.tv e mettere quel codice e potete dare i voti. E dire addio alla divinità. Esatto. Mente, chi è che mente, Ludo? Come dorme Lady Gaga? Usate i dispositivi per votare. Come dorme Lady Gaga? Con un concorso di poesia o con la poker face? Concorso di poesia.
poesia. Sì, me lo stavo chiedendo anche credo, io. Credo sia la risposta. È la risposta di riserva, chiaramente. Sì, 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 credo anche io. Ma quando esce la mia prossima risposta, il canale che fai prima. Ok. Oh, la domanda era quella, non potevo rispondere altro, sono stato costretto. Va bene, va bene. E ora, il modo migliore per far perdere la pazienza a un cameriere di un ristorante snob è... Oh, agitargli il pene sotto al naso. Sandwich di schiaffi. Ma glielo ordini o glielo dai? In effetti. Prima lo ordini e poi glielo dai. Ne ordini due e uno glielo dai. Anche. Ma c'è una domanda anti-Twitch? Davvero, Walter? Ma anche la risposta è anti-Twitch. Vabbè, il VOD scomparirà. Oddio. No, vabbè, no, in realtà non è anti-Twitch. Allora, ok. Però è black humor abbastanza pesante. No, vabbè, prima è abbiamo fatto filo, le battute sui morti, cazzo. Diciamo, diciamo che siamo fra gente fidata e non dovrebbe scatenarsi il flame. No! No! Era questa la domanda. Oh, beh. Però ho detto che la risposta era brutta. Io non ho dubbi su quale delle due mi faccia ridere di più, ma cattiva! Mamma mia. Lo so che l'ho scritto malissimo, però non c'avevo tempo di cercare come si scriveva giusto. Non mi capacita. Io ho perso comunque. E niente. Ah, perché gli è venuta bene, gli è venuta bene a Walter. Sì, però è vero, era bella anche quella. SSS era. Ah, quindi era già fatta, Walter. Ok. Ok, terzo round, final lash. Oddio. Ma quello del fumetto? Sì. Acro lash. Ah no, quindi non è fumetto. Ah no. Ah no, è un altro. È uscito due volte il fumetto. Svelate, cioè, questo acronimo ROC. Passa un culo. Oh. Oh. Cazzo, raga, non so cosa scrivere. Cacchio, mi è venuta dopo che l'ho scritta. 7, 6, 5, no, basta, 4, 3, 2, l'ho buttato anche. Anch'io, completamente a caso. Non so che cazzo scrive. Rottami amore a carcel. Rumori oltre carta. Retta oculare. Radio oppure carcel. Resuscito ornitorinchi. Ma che cazzo è ROC? Ma che cazzo? Retta occlusione oculare. Retto, occlusione, Rocco oculare da culo. Ma. Rantolite ortopedica curcianologica. Tutti se lo sono presi con curtiano. Vabbè, perché se ci metti la C. È la prima cosa che viene con la C. Vabbè. Vabbè. Che bullismo. Vi denunzio tutti. Sì, sì, sono d'accordo. Alla polizia postale. Il bello sai qual è? Che io sei comunque stato molestato meno di me. Vedo al centro l'immaginetta di Guttia che galleggia, sì, è vero. Quindi è che si sta guardando le risposte. Sì, esatto. Esatto. E loro
Ora trasformiamo quelle medaglie in punti. Radio Mrs. Canaglia! Cazzo, è vero, Elena! Diamo tutti i punti a Elena, per piacere. Io che mi è venuto in mente dopo. Bello. Bello. Cazzo, volevo radio scrivere radio, oh, ciao! È che mi è venuto dopo che l'ho inviato. Vediamo i punteggi. E niente, no, ho vinto la storchidia. Mi sa di sì. Però sì, ha vinto no, Elena, il mio tecnico. Il coito sull'uovo, ma è una gioia, era carino, era carino. Beh, scusa, è il prequel dell'uccello, cosa vuoi che sia? Allora. Fai nuovi giocatori, Orla. Vai. Allora. Cioè, metti tu prima. Sì, infatti, lo metto io prima. Entra prima tu e... Ok, preparatevi, andate su Jackbox TV, voi bestiole dalla chat, che tra pochissimo vi diamo il via, ok? Tra 3, 2, 1, chi prima arriva meglio alloggia, via. Chiaramente chi rimane fuori può sempre fare il pubblico. Non Ghieraman, ok. Ok, siamo gli stessi di prima. Tant'è. Allora. Avevano anche tutti già il sito aperto. Sì, è vero, anche quello. Allora, vediamo. Vai, siete pronti? Ehi là, io sono Jerry. Se sarete fortunati vi lascerò pescare un oggetto dalla busta delle sorprese. Prego. Ma prima giochiamo a Quiplash. Ho già inventato un metodo per ricordarmi i vostri nomi. Li associo a parolacce. Iniziamo. Oh, mi dispiace, Tanino. Primo round. Ottenete punti in base alla percentuale di persone che ha votato la vostra frase. È vero, è vero, è vero, è una bara, hai ragione, Alex. Più voti del vostro avversario. Forza! Buona insalata di riso. Curta è morto. Morto? Spettatori, RIP. Mentre i giocatori scrivono le loro risposte, provate parola al pubblico. No! Oh cielo. Ah, che banalità che ho scritto. Oh. Io scritto. Non mi piacciono queste frasi, non mi stanno piacendo proprio. Mamma mia. Oddio, sono un sacco in difficoltà. Il tempo è quasi scaduto. Se non mi piacciono le frasi. Anche a me non piace questa frase. 10 secondi. Dipende dalle domande di prima. Ok, forse sono mo 10. Mo 10 come prima risposta e ci rimani male. Cioè, funziona lo stesso, però l'ho rischiata e se esce una domanda specifica potrebbe far più ridere. Okay. No! Il tiramisù di mia zia è troppo... Cazzo, ho votato per... cliccando sul browser per sbaglio. No, la... Dai, volevo sapere cosa votavo. Dannazione. Comunque, da quello che so, posso anche prepararle io le frasi, prima. Per la prossima volta. Ma il problema è che se io lo so già in anticipo è troppo... Vabbè, tu fai magari... se prepari le frasi, non so...
Esatto, non fai non play. Vabbè, io posso anche non giocare. La prossima ha vinto per il televoto. Peggio ancora di ritrovarsi una testa di cavallo nel televoto. Sarebbe aprire gli occhi e vedere il coperchio di una bara. No, Bernix. Non mi pronuncio. Per me la cosa peggiore, la cosa peggiore è la testa di cavallo. Metti che quella di Mr. Cavallo. Alucard, entra anche tu in Jackbox TV e vota da lì, così al tuo voto ha un peso. Benvenuti! Questa la capisce solo chi ha visto i video di Mr. Cavallo. Infatti. Sì, mi sono data il voto da solo, ok? Mi sono citata da solo. Sì. Io. Sono stata io a mettere vale, la risposta però. A Bernix. Non vale. Come no? No. Se ha vinto per il televoto, io ti apro 5 browser, vediamo che succede. Okay. No, non mi sono data il voto. No, no, nel senso mi sono data la risposta. Ah. Io so chi ha dato la risposta, Magor, sono sicura di saperlo. Di sicuro non io. Io so pure chi ha scritto la prima. Io avrei scritto Meigor. Sì, sì. Io ho votato per rispetto. Non mi capacito. Però ti immagini se usciva una domanda sugli uccelli, faceva ancora più ridere. Sì, sì, sì. Ah, ci hai provato. Però io intendevo l'uccello della domanda di prima, quella degli uccelli. Però se usciva un'altra domanda sugli uccelli faceva più ridere, perché era fiera, l'avevo previsto. Ok. Con un drone, un pacco bomba o una fiera di nitroglicerina? No, sono sinonimi. Anche qui Magor andava bene lo stesso come risposta. Avrei preferito un pacco bomba. Io qui avrei scritto un progione, che cacchio ne so. Ho una risposta da supporto di Twitch. Magor va bene su tutto, dice la ragazza. Uno strano tormentone che il mago Otelma potrebbe. Oddio, avevo letto che è il Magor Otelma. Vabbè. Partenza. No! No! Big drop qua. Mic drop su questa, mic drop. Uè, bella sta profezia. Disavri! Che sono io. Esatto, no. Sono il mago Telma che sono io. Questa è fedeltà a Radio Canaglia, ti rendi conto? Infatti voi tre avete esatto. Una marca di pannolini patriottica. Usiamo le ruspe o Sforza Italia? Vince a mani basse qua, non... Chi è che l'ha scritto? Chiunque l'abbia scritto ha vinto a mani basse, mi dispiace. Dici, Dov, che i tormentoni del canale non vangono, ma sì che vanno, dai. Cortia, basta, con questo hai vinto tutto. Mi sembrava abbastanza prevedibile. No, allora, ti sembrava prevedibile e banale, bellissima. Bellissima, cioè. Guarda, 2 contro 7. Ciao mamma, buonasera. Il titolo di un film erotico per elefanti, Dumbo 50 sfumature di elefanti. Ma un po' me, però sì, dai, la meno peggio. Cavolo, se mettessero dentro nel gioco la possibilità di giocare da chat, di votare da chat, sarebbe... Lo so, no. Perderesti troppo tempo, secondo me.
già così. Sì, è vero. Ma già così teoricamente il contrario di chi vuole. Esatto. Però è vero che si une sul cellulare. Chi vuole connettersi dal telefono ce la fa. Okay. Ma non riesci a vedere la live. Comunque dal telefono la live la vedi piccolina. Perché i vagabondi sono così? Cazzo, non mi ha mandato la risposta, dannazione. L'intramontabile fascino del selvaggio, bella risposta, la mia avrebbe fatto comunque cagare Walter. Quindi, bravo. E così si conclude sì. Il primo round, ecco la classifica. Oh. Ok, prossimo round, dai. Ok. Ricordate, tutti i punti e i bonus valgono doppio. Punti doppi, bonus doppi. Questa va vinta. Attenzione pubblico, mentre aspettate che quei morti di sonno dei giocatori finiscano, perché oh, non provate parola al pubblico? Va bene Elena. No, ok, questa è una blasfemia. No, non sto giocando. No. Vabbè, salterò al prossimo. Voi mi aspettate un attimo. Noi possiamo pure aspettare. Sì. Voglio uscire da qui. Tanto bene è stato qui. Presto, se non viene in mente niente, c'è sempre la frase di... La seconda frase pronunciata sulla luna. Ciao, sono nuovo. 5 secondi. No, ciao, sono nuovo è la prima. Diamo inizio al show. Prima definizione. La seconda è a pecorino. Dio insicuro vorrebbe in continuazione. Chiunque abbia scritto quella cosa è un bastardo. Scusate, questo è un vecchio meme del canale. Non ridevo più dal match del 91. Sono abituato. 24 è troppo lungo, ma vaffanculo, va. Oh, sono andato sul sicuro. No, è vero, un mattarello troppo lungo e scomodo poi. Ah, ma forse che porci. Ne parlerò al mio parroco. No, che poi tira fuori il suo. No, no, vabbè, no, no. No, 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 no. Chi ha scritto questa cosa? Esserci. No, no, siete dei bastardi. Siete dei figli di Troia. Chi è incapacito. È quello di Panda Berniz. Ah, ok, beh, giusto, allora. Sapete anche il nome, più tanto. Ormai sanno pure dove abita. Bisognerebbe solo chiedergli i diritti per poterlo usare nella live. Povero Marcus Becker. Ecco la prossima. Lui vende a bajur lampade fatte di... Cosa? Di panda? Niente, no, è contro i toast. Ok, per fare le di panda. No! Il boscaiolo deve essere 20 virili. I meme di Radio Canaglia, che belli che sono. È la peggiore. Effettivamente sì, hai ragione Fidak. Hai vinto questo punto, onestamente. Lo sapevo. C'è davvero una canzone?
con tutta la roba che gira in giro, sicuramente c'è una canzone che si può girare. Sicuro. Sono state le ultime parole di Elvis Presley. Quelle che probabilmente sono state le ultime parole di Elvis Presley. Usate la vasellina come gel. Che ero io. No. Che io. Non mi capacito. Non mi capacito. Andiamo. Certo che anche Ludo ha una bella fantasia, eh. Sì, no, Ludo è... una cosa. Andiamo avanti. Quello che nessuno vorrebbe sentirsi dire. Aspetta, chi è che aveva risposto l'altra? Quella che ero io. Cristia. Ah, ecco. Cioè, davvero. Nessuno che vorrebbe io. Sentirsi dire dopo aver fatto l'amore in un fienile. Ma no, come amore una spiga nel culo. Che risposte di merda. Era bella la frase. Come avete fatto a dare delle risposte così di merda? Perché avevo poco tempo. Sei fieno di me? Così questo sarebbe stato. Oddio, sarebbe stato bellissimo. Sei fieno di me. Ci capitano le domande alle persone sbagliate. È vero, è sempre così. A volte alcuni hanno la risposta pronta ad altre domande. E ora la canzone più imbarazzante per un ballo. Ecco, tipo questa che io ho usato. No? Ecco. No, era bruttissima la domanda, cioè, dannazione. Incendio doloso. Non faceva neanche ridere, ma chi ha scritto quella risposta? Il nome da wrestler. No, era il nome da wrestler. Era la tua. Era la tua, quindi tu. Il nome da wrestler della regina Elisabetta. Ma anche qua si potevano fare delle battute bellissime. Oh, a me è venuto in mente solo quella. Lo sai qual è la cosa? Che secondo me pure col fatto che c'è il tempo. Sì, ti viene l'ansia. Ti viene l'ansia e però non davvero, ci pensa le cose più semplici. Tu leggi il nome Queen Lucia e immaginatela vestita da Lucia d'oro. Sì, no, ma infatti, sì, esatto. Infatti ho risposto anch'io. Queen Lucia, ovviamente. Anch'io ho risposto così, però. Scusa. Cioè, era bella non la tua risposta. Non è sto granché, però mi sono sforzato. Resto viva. Cazzo, io voglio Alucard nella prossima partita. La prossima definizione è un formato di pasta mai visto prima. Rigati. Rigati. I viadotti rigati. Gli spaghetti rigati. Spaghetti rigati. C'è bella lente. Questa è una risposta da Carcial. Gli spaghetti rigati. No. Io preferisco gli spaghetti lisci. Almeno in caso di emergenza, quando portano via tutto, restano gli spaghetti lisci, no? Ci proverei da Cell. Quale cazzo è il sito? Quiplash, però, cioè, scusa, Jackbox.tv. Sì, però lascia perdere, Alucard, tranquillo. Scrivile in chat e vanno benissimo lo stesso. L'importante è che ci facciamo una risata. I viadotti rigati? Il secondo round. Io non l'ho capita, quindi. Diamo un'occhiata alla classifica. Quindi la prima volta che ci incontriamo lì dobbiamo mangiare tutti assieme, i piatti rigati. Sì, sì, infatti. Ma li vendono al chilometro? C'è un motivo, c'è tutto una lore dietro. Ok, Final Lash. Anche Final Lash. Ma una lore come dicono loro? Wordlash? Ok, ci sono delle regole. Inventa una nuova hit radiofonica con questa parola nel titolo. Schizzo. Ok. Schizzo di Sabria, un'ottima idea, Sezza. Ci sto pensando. 10 secondi più o meno.
perfetti per Tito. No. No. No, 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 no. Che cazzo, a me non mi piace. No, non so. Cioè. Tirate subito fuori le medaglie. No, Tarne schizzo. Lo schizzo di Carcial. No, schizzo il metodo. Mi sono schizzata. Schizzo sotto il sole. Schizzo sulle masse. Oddio. Lo schizzo italiano. Oddio, sono tutte belle. Sì. Ah, oddio, anche schizzo sotto il sole. Ne... Cioè, ok. Mi piacciono tutte. Schizzo la medaglia di bronzo. Quante cazzo di medaglie devo assegnare? Tre. Che cazzo, palle. A meno che non rispondano in tre, in quel caso le devi mettere tutto il giorno che segno medaglie, dai, anche se... Oddio, schizzo. I camionisti che ti guidano tutto il giorno e poi tornano a casa e giocano le braccia in letto. Esatto. Comunque le munizioni pagano bene. Ok, convertiamo quelle medaglie in punti. Ma se ormai dovrei considerare qui. Sì, è Carcial. Carcial, saluta Seggio. Ciao Seggio, io non sto vedendo la chat. Sì, è vero, tu non leggi la chat. C'è Seggio che... No, 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 per... Ciao Seggio, non per niente, perché... Dai, io vado a mettere a letto io, no, va so, bene, dai, facciamo un round cosa. Intanto. Ok. Ma per me è uguale. Dai, intanto c'è un posto in più per la chat. Ciao Francesco, ma... buonasera. No. Qui Lucia. Qui Lucia era carino, Ho fatto schifo, ma ho vinto. Hai vinto tu? What the fuck? Non lo so, ho scritto cosa a caso, ho vinto. No. Allora, tra un secondo vi do il link per poter provare a rientrare. Intanto, Orla, fai nuovi giocatori, per piacere. Sei tu, vero? Ah, sì? Con coglione, sei stata tu la prima. Sì, sì. Allora, Francesco, adesso vi spiego. Dovete andare su jackbox.tv e inserire il codice che vi dico. Dopodiché ti consiglio di guardarti un round prima di provare. Per questo round fai lo spettatore, che è meglio. Invece, questo è il link da mettere per voi due. Tra un attimo vi do il link per poter provare a partecipare per voi della chat, ok? Ci sono 8 posti, 3 li occupiamo noi, quindi ci saranno 5 posti liberi per voi. Quindi dovete andare su jackbox.tv e mettere quel codice che vi sto per dare. Appena, perché io sono coglione, non ho un... Oh, elemosina alla plebe. Oh, prendete il codice. Esatto. Elemosiniamo alla plebre, alla plebre. La plebre. 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 Tra te, dove... Uno. Con i campi play grey. No, questa era troppo alta. Ah, è troppo alta, guarda. Va bene, Seggio. Oh, Tannino Fango finalmente è riuscito a entrare. Allora, dovete andare appunto su jackbox.tv. Oh, e ancora stavolta sono io primo, Sì, lo so, cosa si deve dire. Ok, se volete ancora partecipare non potrete dare le vostre risposte, ma potrete partecipare come pubblico, cosa che consiglio per esempio a Francesco Magagnato, e vedere quali sono le risposte che vi piacciono di più. Chiaramente ci sarà prima un momento in cui noi daremo le risposte e poi le voteremo successivamente. Chiaro? Vai Orly. Quindi da adesso quelli che partecipano, gli 8 che partecipano con le risposte, dovranno dare appunto la loro versione del completamento della frase. E poi ci sfideremo dei testa a testa. Io sono entusiasmanti. Esatto. Ma non c'è bisogno che vi ricordiate il mio nome. Sto per imparare molto su di voi. Sta per imparare molto su di noi, anche se non vorrebbe. Questo è il primo round. Oddio, Mara, più persone votano la vostra risposta, più punti ottenete. Iniziamo. Allora, praticamente, Francesco, te lo spiego dopo, perché adesso abbiamo circa 90 secondi di fuoco e poi ti spiego cosa dovevamo fare. I membri del pubblico possono provare. Oh.
Allora, non parlo troppo perché loro stanno ancora rispondendo e li distrarrei. E parli però mentre lo fai, scusa. No, no, devi stare zitta. Solo perché, muta, solo perché adesso hai finito, quindi ti metti a parlare anche tu. Come diceva Biascica, muta. Ok, come ho dovuto fare una frase di sicurezza perché tu parli. Non è vero che non sapevi rispondere. Qua, 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 come le oche starnazza tutto il tempo. Il tweet di un uomo delle caverne, Uga Buga, hanno risposto. Basta premere il pulsante della frase di sicurezza. Comunque, come ti ha spiegato Walter, chi gioca deve leggere una frase, completarla in modo simpatico. Sì, vero, porco. Di cazzo. Cioè, mutatemi un attimo, non so come fare. Ma fallo dopo. Tanto 90 secondi dovevi sta zitto. 90. Sì, lo so, ok. Cioè, ogni volta. Che coglioni. Il mio mini pene. Qual era il tuo tweet, Alucard? Non sono riuscita a leggerlo. Oddio. Il mio mini pene. Perché un mini pony può essere un ex. Come un ex orfano. Non lo so, okay. Sì, esatto, come l'ex orfano. Chi è Joker in chat, raga? Joker, cellulare. Ma no, Alucard. Avanti un'altra. A questa avrei voluto rispondere. Per una variante del risotto alla milanese. Sento colpi di spazzolino. Figa e fatturato. La cadrega. Beh. Oh oh oh, ci sono io, ci sono io. Cosa seggio? Prego. Una delle due mese che l'ha scritta lui. Lo smog. Ah, stai giocando anche tu? Era un test a testa bellissimo. 4 del pubblico, solo uno ha votato. What the fuck? Cadrega sì vuol dire sedia. Andiamo avanti. Il nome di un ah, giusto, la cadrega seggia. Cazzo. Ah. Ormai lo stiamo dicendo in tutti i dialetti d'Italia. È vero, è vero. Il nome di una festa che inventi al volo per assentarti dal lavoro. La festa sul coronavirus. Devo festeggiare il cazzo di Ale. Avete dato una due risposte, una più black humor dell'altra, La prima non so cosa abbia di black humor, Veronica. Più la seconda, ti ho detto di sì, però. Però tutti abbiamo risposto la festa sul coronavirus. Sei una persona orribile, Orlo. E la prossima è un profumo terribile per un deodorante per auto. Per un deodorante per auto. Ed è toilette usato. Puzzolino. Puzzolino? Cazzo, qua c'era la questione dell'Hub Magic, perché non l'avete sfruttato? Il codice stanza è JPSJ, Kitty. Il codice stanza lo vedi, guarda, di là. No, aspetta, di là. In fondo, nell'angolo a destra dello schermo. In alto. Semmai puzzolino silvestre, è vero, cavolo, bastava mettere silvestre alla fine di qualunque cosa. Scorreggina silvestre. Alla prossima. Ambre magiche, merdi. Sì, esatto. Un ottimo uso per un centro commerciale abbandonato. Ruspa. Ok. Non devi mettere il link nel sito, devi andare su quel sito e mettere quella Sfera e basta ha scelto un nuovo nome da quel codice. No. Sfera e basta è Sfera e gatta, Sfera e buco. Qua mi è venuto a aspettare, che palle, cioè nel senso, ho messo a random io.
Io avrei messo sfera e quadrato. Così. Anche sfera e gatta. Comunque. Sfera e cubo, casomai. Eh sì, infatti stavo pensando, no, ho sbagliato il numero di dimensioni. Sperai ancora. Sì, ma io c'avevo Veronica che faceva... No, perché... Okay, no, è impossibile. Sto zitta per quei 90 secondi, cioè... va bene, ok. Gna, gna, gna. Comunque se già c'è anche Fidek in live. Però ho vinto sfere e mugo a caso. Sfere comunque ci stava. Il miglior gioco di oddio, super... oddio, 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 perché non c'ero? E allora avrei risposto anch'io canaglia. Che cosa pensano i manichini? No, infatti Seggio ormai la sa la mia voce nel mio live. Ma che cazzo ci guardano questi? Ma che cazzo ci guardano questi? Fide che è riconoscibile, è vero, dall'elio. Ti voglio bene, Fidek. Non so se Discord me l'ha tagliato, ma ho sussurrato un vaffanculo. Te l'ha tagliato. Oh no, Tannino Fango ha appena fatto il culo a portare tantissimo. Però non ha avuto l'unanimità perché io ho votato l'incarnita. Scopriamo come ve la siete cavata. No, io non ho risposto neanche a questa. Perché qualcuno parla troppo. Madonna. Stare, però. Scrivi e basta. Che noia che siete. I manichini pensano, non devo grattarmi, non devo grattarmi. Cazzo. Tutto vale doppio rispetto al primo. Avrò chiuso il gas. Sei come me, non sai cosa sia il silenzio, infatti. Attenzione, pubblico. Ok, adesso abbiamo 90 secondi, via. Se parlo mi inculano. Zitta! Maledetti. No! Ma cosa state rispondendo voi nella parola? Che bello poter scrivere cagate. Oddio. È quasi scaduto. Se serve si può usare la 10 secondi. Ma dove lo vedi 10 secondi? In alto, ah, sotto, sopra la mia testa, è vero, voi non la vedete. E vai a cagare prima. 4 volte allora. Te l'ho detto prima, secondo me era dietro la tua testa. È tempo di svelare le non so dove spostarmi, aspetta. Sotto. Qual è lì? Eh no, ma sono in mezzo al cazzo, fidati. Quando mai? Sempre in mezzo come il giovedì. Vi giuro che non so dove mettermi. Allora, qual è l'incubo di un IMU delle caverne? Pagare l'IMU sulla seconda caverna. Questa è la risposta Fidek, sicuro. Sicuro. Ma ci sono. Non riuscire a grottarsi è bellissimo. Ecco, così almeno posso vedere se mi mancano qualche secondo, se me ne mancano 50.000. Ciao Enel, grazie dell'host, bentornato. Hai ragione, sei già per me è molto difficile. Come per Elena. Però era bella anche quella del grottarsi, eh. Chi è che aveva dato le due risposte? Davvero. Votate ora. No. Dai, ma che volgarità, cazzo moscio, su. Almeno censurateli. No, infatti, poi censurateli, per favore, raga. Tanto per dire un po' che si capisce uguale. Esatto, non si può dire poi. Non è che non si può dire, è maleducato farlo.
Che tra l'altro non ho ancora capito chi è Joker, tra l'altro. Boh. Credo sia Ludo, forse. Dici? No, la cammina alto a destra. C'è che ancora Alessio. Mi... Scusa, Ludo è stalker. Oddio, scusate. Scusa, cazzo, ho fatto un disastro. Ok, scusate, ho spostato tutto. C'era un pezzo di Monica. Hai spaccato tutto, però. Minchia, serve il paracadute. No. Anche qua. La prima è... Sorvoliamo. Io unico. Alessio è Mara X Rio. Non ho idea di chi sia ciò. Ma non c'è Stalker, quindi credo sia lui. Ma c'era prima? Ma ha cambiato nome. Prima c'è, si chiama Stalker. Gridare al fuoco in un cinema è male, ma gridare Pompini è peggio. Alla fine tanto male. Pompini. A me capita più spesso di quanto immagini. Prego? Forse dovrei cambiare cinema. Sì, decisamente. Altri pantaloni. No, non si può dire quella parola. Niente, ha vinto Pompini. Vabbè, a mani basse. Rio hai giocato sporco. Ma è Alessio, non è Rio. Ah, è Alessio? E ora la foto che non vorresti mai vedere incorniciata a casa di tua nonna. Si vota. Ma che risposta di merda mi ha dato in automatico? Non c'entra nulla, cioè tira una cosa a caso se gli dici di spostare automatico. Sì, mette delle parole a fianco e vede... Sì, esatto. Sono delusa dall'autorisposta, non mi veniva assolutamente niente che non prevedesse mio nonno nudo e la cosa mi inquietava. Vabbè, io avrei messo qualche santino particolare. Nudo. Sì, esatto. Padre Pio nudo. La persona più insopportabile con cui fare un viaggio in aereo è quella che non... Che si copre con le stimmate, ma si vede lo stesso. Oddio. Pronti? Partenza. Votate. Ok. Va bene. Non so chi dei due è peggio. Madonna. Però so chi dei due è meno peggio. Tra uno e l'altro siete imbarazzanti, sappiatelo. Ambe tre. Chi è il terzo? Io? Non lo so. Ma vabbè. Ma davvero si palesi chi è Joker? Che non ho capito. Ah, credo sia un troll che è semplicemente in giro. Perché non palesandosi troveremo un modo per bloccarlo. Allora, lo slogan politico di un orso: meno tasse, più ghiera. No, scusate. E non ghiera agitato ormai. Più pesciolini, più bambini da mangiare. Ma è un orso comunista. Esatto, quella era per i comunisti. Ma. Quindi mi dispiace, ma io voto pesciolo. Ma. Non vale il voto di protesta. E ora tiriamo fuori dal cilindro il titolo del... I tassi protestano comunque per questo slogan. Trovi il dizionario. Le tasse. Questo mi ricorda il gioco del dizionario di domani. Ho preso il coronavirus, zio. Bah. Chi ti devi votare o rispondere? E questo è il punto.
Che il pubblico sta comunque giocando, si vota. Sì, no, infatti. Sì, infatti. Entrano 5, 4, intanto. Comunque siete cringe nelle vostre risposte, sapete? Sappiatelo. Ma no, più che altro buttano. Cioè, ci deve stare la risposta. Come sono cambiati i punteggi. Sì, infatti. Il libro sul coronavirus, zio, che è? Final Ash, vediamo. Oddio, che cos'è, mo? Vi voglio concentrati perché riceverete tutti la stessa definizione. Acrolash. Acron, no, quindi di nuovo. Oddio, oddio, speriamo qualcosa di carino. RTO. Ancora questo è RTO. RTO. Non era RTO, era ROC prima. E infatti. Faccio le fusi anche a questo gioco. io avrei scritto questa. D'ora in poi mi firmerò così. A cambiare del vuoto. 10 secondi. 10 secondi, bene. C'è un ritardo di una live di 20 secondi. No, io non ce l'ho fatta, non so che cazzo scrivere. Scegliete a chi dare la medaglia. Ma ricerca topio. Rimangio torte oriose, rapido trattamento obbligatorio. Madonna, che tristezza. Mamma mia. Ricerca troppi orbi. Rio tra bocca odio. Ma oh, ste cazzo di medaglie, che coglioni. dai. Mamma mia. Mi sa che mi sei buggata. Sì, mi sei buggata tutto. Ok, mi sei rincoglionito il sito. Il sito. F5. Ah, no, non funziona. Vediamo dove sono finite le medaglie. Voglio vedere dell'argento. Ah, vuoi fare le montagne. Bene, ora trasformiamole in punti sonanti. Non ha risposto quasi nessuno. No, infatti no, ma poi mi si è anche bloccato il gioco. Era orribile quella cosa. Era bruttissima, infatti. Non si può dire gli acronimi del tutto, no? Infatti. Ah no, vedi che si è proprio bloccato il gioco. Ok. Io mi stavo preparando per qualche fumetto simpatico, invece capitano sti acronimi. Every day, imagine a future where I can be with you. Beh, potrei farla partire in realtà. L'unica cosa che non mi piace dal parte del giocatore è che vorrei sentire qualcosa. Sì, è vero, è triste, però forse sarebbe un po' rincoglioniente, cioè non seguiresti mai la live, quello punto. Ma mettimi il countdown, qualcosa, perché non posso guardare la live per vedere se mancano 10 secondi alla fase. Allora, visto che c'è chi non si sa tenere, facciamo censura manuale e via. Visto che c'è chi... fa apposta. Mi si è anche spostato il gioco. Ma che cazzo è successo? Ok, abbiate pazienza un secondo, Prego. Ok. Ora si vede tutto. Allora. Facciamo così. Aspettate un secondo. Intanto preparatevi su Jackbox TV. Io vi do il link. Il codice. Sì, aspetta.
scusate, sto facendo un attimo due cose. Ok, questo. Non so perché ci escono tutti così i codici. RNG. Lo so. Però è un RNG un po' stronzo. Ultima per Walter e va. Ok, allora tra... Ma è anche un RNG dove non possono mettere doppie. Perché dici che c'è una doppia? No, non può, no, nel senso non può essere lo stesso codice della partita di prima e deve essere diverso da tutte le partite aperte. JRZH per unirvi alla partita. Cioè, stavolta hai cancellato me, non ci sono, sono invisibile. Come non ci sei? Non ho capito. È dietro la tua faccia, però. Ah, ok. Praticamente ci sei tu due volte e non ci sono. Ma va benissimo lì, va benissimo lì. Figa. Ok, tutti gli altri possono partecipare come pubblico. Il mio nome è Jerry. Grazie per gli effetti sonori, visto che l'ho mutato. Più, 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 sottotitoli per ciechi, okay, per sordi, non per ciechi. Basta non, qua, sottotitoli basta ciechi, non cazzo. Quando dobbiamo scrivere le risposte. Okay. Sottotitoli okay. In braille. Come pubblico basta inserire il codice stanza in qualsiasi. In braille. Adesso la metto velocissimo e poi cominciamo a parlare apposta. Esatto. È un modo carino per vincere. Definizioni sul vostro dispositivo. Sottotitoli per ciechi, esatto. Dovrà sfidare. No, Walter, mi dispiace. E tutti voteranno la loro preferita. Facile, no? Ottenete punti in percentuale di persone che ha preferito la vostra frase. Forza e coraggio. Ok. 90 secondi da adesso. Pubblico. Mentre aspettate che quei morti di sonno dei giocatori finiscano, perché non provate parola al pubblico? Allora. Perché ridete? Presto, se non viene in mente niente, c'è sempre la frase di sicurezza. Cavolo, non 10 ci stavo secondi. Nello spazio. Ho dovuto tagliare una lettera perché non ci stavo nello spazio. Dannazione, volevo farla più raffinata e non sono riuscita a farla per bene. Prima definizione. Il nome di ovviamente ero lì a modificare la frase in tutti i modi. Basterebbe trovare un carattere in più, secondo me. Infatti, infatti. Selezionate la frase che preferite. Un minuto a frase ci sta. Che c'entro io? Cos'è grottissimo? Non lo so, non l'ho capito. Tipo intimissimi, però cazzo ne so. Ah. Grazie, grazie. Non ne ho già detto. Ma è sempre così, Francesco. Quando devi scrivere non ti viene in mente un cazzo di niente. È vero. O ti vengono in mente quelle delle altre, degli altri. Sì, esatto. Votiamo. Te l'ho censurata, figa. Scusa. Perché il panda rosso? Come me l'hai censurata? Censuri vince l'altra. Pronti? Non lo sapevo.
Che pezzo di merda. E poi non ho scritto niente di censurabile. Ma infatti. Scusa. Guarda che mi boicotta, vergogna. Scherzo. Oh, che bello, come documento della Stasi, tutto nero. No. Quella dopo dice che ti è uscita meglio, Francesco, meno male. Vale, ero soddisfatto di quella risposta. No. Vabbè, dovevo scoprire come funzionava la censura a mano. È proprio col mio, no? Sei stato il primo ad aver scritto qualcosa di poco consono. Io sono d'accordo, almeno non ha censurato genità. Ho scritto genità. Lo so, però. Ok, si vota. Vabbè. E chi questa me la butta solo punta. Oh, l'ho capita anch'io, shit. No, devo censurarla, Fidek. No, allora sto più indietro. Non c'è scritto niente di volgare. No, però c'è un riferimento poco corso. Avanti un'altra. Un'informazione nutrizionale che potresti trovare su un pacchetto di cazzi amari. Posso censurare il... Ma quanto... No! No! Che cazzo! Erano bellissime entrambe. Prego. Per me era un ex aequo. Per me era un ex aequo. Non puoi votare tutte e due, uffa. Per me era... Non so chi è Elmara. Ah? Non so chi è Elmara. E credo sia Alessio. Mara, no, non è lui. Ha chiesto lui chi è il Mara. E allora sarà fortunato. Agitare prima dell'uso. Agitare prima dell'uso è bellissimo. E la prossima è la prima cosa che fece Pino. E non siamo su Radio Canaglia, quella è la cosa buffa di queste risposte. Votate ora. Perché non sei? Dannazione. E questo ci ho palesemente messo troppo a scriverla. Ti è venuta molto meglio la risposta di quanto non sia venuta a me. Dannazione. Ok, andiamo avanti. Però davvero mi avete messo in difficoltà su qual era la più brutta. Sì, no, ma non sono riuscita. L'infortunio più frequente fra gli straricchi. No, ti ho censurato tutto, Orla. Ma perché? E che coglioni, vaffanculo. No, ti ha censurato in automatico. Ti ha censurato in automatico. No, che palle. Basta, censurato una volta in perso. Davvero? Date il vostro voto. Ma non può. Basta, io metto. Il segreto più grande su Tarzan che uno scimpanzé ha rivelato a Zen. No, di Tarzan. No. Perché mi sto facendo ridere questa cosa? Non è mai stata tutta una canzone di Tarzanelli. Come mai? Non lo so. Sì. Sicuramente è stata scritta. No, c'è proprio una canzone che si intitola Tarzanello di Game Boy. Il primo round è finito. Ok, come mai nessuno di serio ha scritto una canzone su Tarzanello? Vabbè, grazie, è troppo facile. Un'opera lirica. Un'opera lirica. Mi dispiace per Orlando, gli ha cancellato. Vabbè, perché nell'800 non c'erano i Tarzanelli, lì avevano la vanvera un tempo. Anzi, ma perché ce li avevano tutti, quindi non facevano ridere. Io mi ribello contro la streamer che prima mi parla sopra e poi mi fa pure mi censura. Di 8.
di 8 anni, tiro. Sempre io contro te, come che funziona? Ciao Arma. Io se quello mi... che mi chiedo è mi come faceva. Vai, vai, dici, decidi. Io quello che mi chiedo è come faceva il completamento automatico del mio telefono a sapere come si faceva a scrivere questa frase. Devo averla scritta troppe volte sul telefono. No, se mi hai boicottato anche sto giro è la fine. E non credo, se no non ti faceva neanche scrivere. Cazzo, non mi ha preso la risposta, era bellissimo. Anche a me. La torre Eiffel sarebbe molto più bella se avesse... L'impressione è che alla la mia domanda ha risposto anche l'altro quale. No! No, geniale! Chi è che ha dato questa risposta? Geniale! La torre Eiffel sarebbe molto più bella se avesse un italiano medio che sventola la bandiera, il bidet. Che si scrive bidet, ma vabbè. No, si scrive così, a dir la verità, eh. Vabbè, italianizzato è bidet quella, eh. Si scrive così, con l'accento così. Come De André, ops. No. No, 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 no. Perfetta da gridare per far sbagliare un tiro libero a un cestista di 8 anni. No, dai, ti ha censurato anche qua. E che coglioni, però. Niente, Orly, dopo quando... niente, scusa. Non lo so. Invece Pompini va benissimo. Ti tra l'altro. Io avevo scritto tipo se lo centri ce l'hai piccolo, una minchiata del genere, però. Il posto peggiore in cui nascondere dei documenti o incontro spionaggio? In frigo, vicino allo spec. Dai, ma chi è che mi ha fatto vincere così facile? Non è una risposta quella. Oh, facciamo così. Andiamo. Mi piace che tre del pubblico si sono astenuti. Quando compri casa, assicurati che il precedente proprietario non abbia... Non un brutto di dignità. Usate i dispositivi per... Non ha senso nessuna delle due. Ma la seconda è bellissima, dai. Le è bellissima perché ci sta tantissimo la frase, ma non ha senso. Sì, è vero, dovrebbero darti il tempo personalizzato. Un minuto a cosa va bene? 90 secondi? Sì, 90 secondi è troppo poco, infatti. 30 secondi più basta. Che palle, neanche l'altro mi avete bruciato. Cazzo, bruciate tutte. Non so che senso ha fartele scrivere. Che cazzo mi fai scrivere a fare? Infatti. Fatto. Chi non capisce la prima è perché non so come vi chiamo. Vorrei votare la recensione della formica. A parte che la seconda non va buttata per principio, non si scrive poco così. È vero, cazzo. Io l'ho buttata a caso. Vabbè che anche pane bianco manca lo spazio dopo i puntini, però. Non ci stava. Non ci stava, avevo finito. Potevi non mettere il punto esclamativo. Ho scritto prima pane bianco e poi ho scritto il resto della frase. Perché? Vabbè, mi sembra, è vero, hai ragione. Davvero. Perché non siamo più tornati sulla luna?
Perché il formaggio non ti piace. Si era fatto tardi, era l'una e mezzo. Se non mettevi la posta era ancora più divertente. Ma va bene anche così, eh? Sì, no, sì, dai, sì. È fantastico anche così. Non è mezzo. Bravo, Tanino Fango, è stato bellissimo. È un mezzo classico, ma ci stava tantissimo. Niente, ha preso il super free flash nel secondo round, cazzo. E ora il titolo di un programma TV su uomini che hanno le braccia. Non poteva perdere, era troppo bella. Le braccia grandi e le gambe piccole. Era una JoJo reference. E così si conclude. Avrei vinto comunque, dai. Un tempo si pensava che la luna fosse fatta di formaggio. Ah, oddio. Curti, ah, cavolo, potevi darmi più sfida. Oh my god, Mushin Deiru. Noni! Riceverete tutti la stessa. Io, la streamer mi ha boicottato. Non so, purtroppo sì. Dopo oh. Dai, ne faremo un'altra. Ancora l'acronimo, che coglioni! Oh, che palle l'acronimo. Oh no, no. Spero che ci sia una VOP. No, non c'è. No, VOP. Ha giocato a vinto. Le O non ci stanno negli acronimi. È vero, effettivamente. Io l'ho scritto da 3, 2, 1. Vediamo che cosa avete scritto. Ah, che brutto, non è manco una cronaca. Dovete assegnare 3 medaglie, una d'oro, una d'argento e una di bronzo. Scegliete con cura. Veronica sta con la paglia marmo. Basta, ha vinto. Mi dispiace, ha vinto. Quella di Alucard era benissima, bellissima. Veronica offre Pompini. Cioè, meravigliosa. Cioè, fidi che tanto, poi, tanto gliel'avresti censurata. Fanculo. Leva sta censura, va. Comunque credo che non è che siano buggati gli omini. Credo siano fatti apposta a mettere lì. Voglio vedere dell'argento. Adesso l'oro. Ok, convertiamo quelle medaglie in punti. Cavolo, perso per un secondo. Cioè, io ho votato quella di Orlando e non gli ha dato i punti lo stesso. Anch'io ho votato quella mia e non me l'ha dato. Maledetto. Cioè, proprio mai come se mi avessi cliccato. Ah, infatti, è terribile. Sì, praticamente sì. Che vita di merda. Cioè, è un gioco stupido. Non puoi cliccare, però puoi censurare, alla cieca, in pratica. Sì, ma hai sbagliato a cliccare, immagino. Sì, infatti, cioè, e poi non puoi più tornare sui tuoi passi. Questa di si è fatto tardi la luna e mezza, era bellissima. Era veramente fantastica. Allora, un attimo. Oddio, vabbè, sono uscita direttamente. Datemi un attimo che facciamo un giro di qua. Orlando con 0, povero. Lo so, Rio. Lo so, purtroppo. Dai, però ne ho vinte 2, sono contento. In qualche modo Rio dovevamo bloccarlo. Dovevano stomparmi in qualche modo.
Ok. Non sei arrivato all'ultimo, Francesco. Censurando. Ok. SVUG per unirvi alla partita. Dovete andare su jackbox.tv. Perfetto. Ah, il codice, non l'acronimo. Ah, ok. Gli acronimi di merda. Ma poi con la O, cosa puoi mettere con la O? Vabbè. Sì, è un po' più difficile. Svug. Svug, sì, è vero, sembra una roba tipo swag, swig, swag, svug. Come skirt, skirt. Chi è 18 centimetri? Skrrrrrrrrt. Skrrrrt. Ciao, papà. Ho completamente scoprito papà. Che cosa ci faccio qui? Ah già, basta. Ok. Whiplash. Sei Doctor, chi è? E Francesco, immagino sia Francesco. Che saremo ancora tutti amici dopo. Ecco il primo round. Ottenete punti in base alla percentuale di persone che ha votato. Non è possibile, Zendix ci sente. Bonus se ricevete più voti del vostro avversario. Forza. Ora Veronica, non mi toccare le mie scritte, vaffanculo. Mentre i giocatori scrivono. Dai, 90 secondi, divertitevi. Possono provare la modalità parola al pubblico. È quasi scaduto. Se serve 10 secondi. Base di sicurezza. Mi disse la mia ex. No, sto scherzando. Leggiamo le vostre frasi. La prima. Magari mi avesse dato tipo. No, cioè. Ok. Quindi te intanto scrive cose in segreto. I vostri dispositivi per votare la frase che preferite. Dai! Ti lascio per i tartanelli di tarzo, non ti lascio per Fidek. Ma per forza due possono essere le opzioni? No. Sì, perché due di noi rispondono a una domanda. Ah, ok. Ah, giusto. E okay, tutti okay. Gli altri votano. Sì, 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 credo. Sì, sì, sì. No, no, ho avuto un attimo di Magor, quindi di Magor. Di Magor. E oppure ho vinto contro me stesso. Prossima edizione. È appagante. Rilanciamo il turismo italiano ricoprendo il Colosseo di. In ogni caso avrei vinto. Ok, si vota. Prego. Non ho caputo. Anch'io sono molto perplesso. Anche se anche il calcinaggio a presa rapida non era una brutta idea. Per cui perché ha presa rapida? No, no, no. Un'altra. Quello che fa la cicogna quando non sta portando. Thor bella monaca, ma non fa troppo lungo. Votate ora.
vorrei votare nessuno dei due, veramente. E va. E io mi preoccupavo. Ma che cazzo di affetti? Vaffanculo, Cutia. Ti ho votato, ma vaffanculo. Una posizione sessuale impossibile da praticare. Oddio. Che cos'è poi la posizione del camaleonte? Come... Poi tra l'altro c'è scritto camaleonte. Vabbè. Vabbè, dai. A buona, camaleonte. Dai. Già abbiamo l'ansia dei 30 secondi. Invece la pratica del mammut è conosciuta. Sì, in effetti. Ma non vale, anche il mammut sarebbe da bannare come la diega. Vero. Viene usato meno, ma vince sempre. Che ti permettono di fare quando ti per il voto del pubblico. Qua avrei risposto Fidek, esattamente come ho risposto. No! Io so cosa rispondo. Non vale! Io pure so cosa rispondo. Non vale! Questa è Kurtiaka, cioè, risposto esatto, così, Kurtiaka, non vale, questa, non puoi battermi. Sì, esatto, esatto. Però come quella di prima, in ogni caso vince. Twitch Polisa, lo sapevo che eri tu. Maledetto. Maledetto, tu ero 0%. Ha fatto, ne fatte due, Ampler. Sì, 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 due di fila, cioè. Che cosa ha fatto la lepre dopo aver perso la corsa due contro la round, madonna. Ormai è diventato un meme anche sul porto di Twitch. Pronti? Un guazzetto con la tartaruga. Stai morendo basta ogni ora di vogliamo questo gioco. Credo che siano troppo poche le cose da poter fare. Però sì, si può fare ogni tanto. Ci hai detto che puoi scrivere anche le due. Credo di sì, bisognerebbe vedere. Magari una volta te li scrivo io e tu. Si potrebbe fare. Beh, questa logica possiamo usare le tessere di... Come si chiama? Tarde Gashman. Esatto. Tarde Gashman. Quelle singole. Questo è vero, sì. È vero. Cavolo, è vero! Io ce l'ho tutte qua, quindi te le prendo e te le scrivo. Te le riscrivo. È un bel crossover. Cazzo, sei un genio, là. Grazie. Sono a due idee top in una serata, mi preoccupo. Un buon inizio per 200 utilizzo per 200 kg di grasso del prosciutto. Questo è da censura però. Sì, esatto. Sì. Tecnicamente. Divertiti. Scusami, ma. No, infatti era da censura, perdonami, ma veramente. Era un po' troppo. Questa è però cazzo, cioè, pure il gioco ci si mette. No! No! Ma sono meravigliose entrambe, io non so quello. No, stavo volendo tutto. Volevo scrivere la seconda, però. Che cacchio! Che palle! Però secondo me il messaggio l'ha inviato alle 3:30. Il primo round è finito. Scopriamo la classifica. Veronica sta morendo. Ma arrivano i cinghieri. Però gli spaccano la faccia. Guarda, I'm playing. Che ne dite? Raddoppiamo tutti i punti del bonus? Forza dalla teiera. No, non ci credo. No.
riesco a capire la cosa. Scusate. Oddio, perché ho l'impressione di aver ricevuto la stessa domanda di tutti? Ho come l'impressione che abbia risposto tutti e due riferendoci alla stessa cosa, che non capirà nessuno. Esatto. Un voto deve decidere a chi darlo, Veronica, perché lei lo sa cosa stiamo dicendo. È l'unica. Dai, vado di frase di sicurezza, è troppo complicato. Che cazzo. Sì, Veronica lo capirà. A me fanno schifo, mamma mia. Siamo agli sgoccioli. Bisogna pensare in fretta o usare la frase di sicurezza. 10 secondi. Dio, ho pianto, mi è collato tutto il trucco. E stavo sentendo male, ve lo giuro. La prima è una cosa che non dovresti mai dire a un padre. Oddio. Ti saluta Mister Cavallo. Che bello quel vestito in pizzo. Che quando l'ho letto io non l'ho capito, e quando l'hai letto tu già voce l'ho capita. Beh, il pizzo, però. Pizzo. Giuro che non l'ho capita finché non l'ha letta ad alta voce. Se non avessi scritto io l'altra l'avrei buttata. No, ma scusa, ma Curtia, tu sai chi è Mister Cavallo? Sì. Ah, ok. Mai visto anche i video? Qualcosa sì, credo. Oddio. Da qualcosa. Allora. Sei sicura che regge un'altra partita? Non lo so, non credo, secondo me non regge. Ti vedo stremata. Sto piangendo da ridere. Sì, lo so che era brutta la risposta, me ne rendo conto. Ma era meno peggio dell'altra. Sì. Hai vinto per meno peggio. Esatto. Che parole userebbe Fabrizio De Arcy? No! Cioè, non era meno peggio, dai. Era leggermente decente. Ma poi di accendere. No! No! Che accento sta? Che coglione! Però ti ha scritto giusto. Ma... oh, è vero, però Andrea ha scritto giusto. Infatti. Non l'ha scritta Zé questa domanda. Tocca alla prossima. Una battuta scartata dalla prima stesura della sceneggiatura di Shining. Sono il cattivo. Mamma mia, io sto piangendo. Ma sto morendo di caldo. Anch'io sto morendo di caldo. Okay. Accendo il condizionatore. E io ho messo random perché stava finendo le cose. Luna piena ti trasformi in. Ho vinto contro il. No, io invece era questo che dicevo Curtia prima. Oddio, ah, okay. No, non so cosa rispondere a questo punto. Non so cosa dare. Ti ho messo in difficoltà, sì. Mi spiace, fra, era troppo da censura quella di prima, dai. Tra l'altro ne abbiamo parlato oggi, quindi... Mi interessa, se l'ho persa, devo scriverlo.
Hai avuto i nostri voti, che eravamo presenti quella sera. Basta, vittoria tecnica. Che sera, mattina o ieri? La prossima, la marca più diffusa di mutande in Vaticano. Guarda il dito! Ok, si vota. Grazie, Francesco. Il slip del Papa. Oddio, oddio. Ho bisogno di uno specchio. Hai bisogno di uno specchio? Sì. No, non uno di uno specchio. Dai, Jesus in a box era carino. Mette... Qui ci potevano fare tante battute Black Humor, no, ma non le abbiamo fatte. Beh, insomma, i baffi di Hitler. No, sì, anche no, questo no, potevamo rispondere Fidek. Dai! C'è bisogno di quello. Sembrava l'avessi scritta tu davvero. Quasi non ci credo che era la risposta di riserva. Che... Dici che cos'era, Fra? Dai, scusa. Aspetta. L'orco cattivo è vicino. Ma perché si scrive con l'accento al contrario comunque? No, vabbè, perché è la cosa peggiore. Ma già mannaggia, non vada mai al contenuto. Hai ragione, l'importante è l'accento. Esatto. Poi puoi dire le cose più nefande del mondo, purché sia tutto corretto. La cosa bella è che io l'ho anche votato. Vabbè, ma allora questa è la fine. Sei una brutta persona. Mamma mia, mamma mia. Ma la Costituzione l'hanno scritta con questo metodo. Oddio. Cosa? L'hanno fatto scrivere due frasi a caso, due, gli altri hanno votato. Sì, e poi l'hanno aggiustata, via. L'hanno smussato un po'. Io sto morendo. C'è il terzo round. Vediamo che c'è l'acronimo. Ti prego, basta acronimi. Ecco, perfetto. Acronimo. Oh, ma che palle, ma sono solo acronimi. CLC. CLC. Ok. Ma c'è che... Oddio. Primo. Comunque, i giochi qua sono sempre velocissimi. Sì. No, ma anche in... come si chiama? Quello dei disegni, stupido. Pin coso. No, sì, è sempre quello di questi qua. È il momento di assegnare le medaglie. Carcian più luna. Vabbè. Che lupo. Oh, cartellino, una cacca lingua cacca. Bello cacca, lingua cacca. Cordiali monaculi, dai! Censura lettere civili, no! Cazzo, lungo chilometri. Come caccia i monaculi? Un'altra fuga di notizie, maledetti! Però su quante frasi sono, ce ne sanno tre sul carcere. Ok. Monotematici, ragazzi, cazzo. Ho capito, ma se mettono la C c'è su spontaneo. E non ci sta, in effetti. È vero, è vero, è vero. Perché vi non c'è la polpa. Chi ha conquistato le medaglie? Ma verrà la F. Ecco la... E quando verrà? E loro vendiamo le medaglie. Cacca lingua cacca. Sei ha fatto studi classici, quindi sì, pensavo di prendere così tanti 5 no, 6 anni di liceo classico.
cerca la culatta. Cioè, la storia della luna è una cosa nata la notte fonda, sì, tardissimo. Sì. Mi sa che era più mattina che notte, Fede. Sì, di solito dalle 5 in poi. Quindi è normale che la sappiamo in 3. Cacchio, non l'ho preso. Ha vinto troppo il primo round, Carcel. Al primo ha distrutto, sì, tutto. Li va a prendere, li vende su eBay, cioè fantastico. Mamma mia. Sono cane. Cioè, sei stato molto diesel. E il supporto di Twitch. Sì, esatto. Quello era proprio il momento giusto. Sì, cacchio. Allora, dai, facciamo l'ultima. Mi sto sciogliendo. Allora. Lo dovremmo fare ogni sera questo gioco. Ma anche no. Se escono sempre gli acronimi, no, però. No, basta acronimi. Che palle. Davvero non si può mutare per togliere gli acronimi? Probabilmente. Ok, manca... Siediti, Fili... rilassati, ma pensa che siamo tutti in piedi nervosi, in preda all'ansia. Io sono così scritto in gruppo. Ok, ci sono. Ok. W-W-U-L-H. Vulh. Oh, c'è arma! C'è arma! Ludo? Thor Roncino. Ok. Sono sicura che siano tutti i miei viewer questi. Sei sicura? Sì. Che Thor Roncino sia Rio, forse. È possibile. Oh no, Francesco è rimasto fuori, dannazione. Ban per Thor Roncino. Madonna. Ok, allora. Andiamo. 90 secondi poi per di silenzio per le nostre risposte e si parte. Whiplash. C'è anche la musichetta che voi non sentite, ma c'è. Guarda Curtia sfacciato con la sua coroncina. Siete tutti pronti per giocare a Whiplash? Allora iniziamo. È un eczema, non è una coroncina. Questo è il primo round. Che schifo! Il punteggio è basato sulla percentuale di giocatori che apprezzano la vostra. È partita. Enorme! Inoltre sono in palio dei bonus per i vincitori. Pronti? Come diceva la mia ex. No, no! Che allora. Ok. Pubblico, invece di aspettare che i giocatori scrivano, provate la modalità parola al pubblico. Oddio. Trenta secondi. Ok. 20 secondi. Oh, sei stato quasi più veloce di me stavolta. Basta usare una frase di sicurezza. Sì, no. 10 secondi. Veronica, stai prendendo il 5, pennello, ti stai 4, spennellando la faccia. Una. È il momento della verità. Iniziamo. Tanto dopo dovrai rifare tutto da capo. Peggiore per l'insalata russa. Perché? Si metterà perché piangerai ancora dal ridere. È vero. Ora ognuno scelga la sua frase preferita. Che cazzo di risposta avete dato? Va. Che risposte sono? La prima è bellissima.
faccia l'insalata sì. Che russa sono gli altri che devono mettere i tacchi. L'ho capita adesso la buonanotte prima. Buonanotte. L'ho capita adesso la prima. Cazzo, non l'avevo capita, scusami. Meritavi il sconto. Se no lo sedano. No, vabbè. Il pupazzo One è quello di Bim Bom Bam. Bim Bom Bam, eh. Ma tipo Ludo non sa neanche chi è. Spaccia nel parchetto sotto lo studio televisivo. Lo ha detto che lo sa chi è. Porca puttana, devo fare la pipì. Continuo a ridere, mi scappa la pipì. È stato dai, era banale quella. La 2 era banale. Era geniale. Sto spacciando il pacchetto sotto lo studio televisivo. Ma vabbè, capelli rossi, non abbiamo mai visto le sue gambe. Poi oddio. Tutta la storia che ho visto la... Usate i dispositivi, vabbè, per votare sul canale che mi consiglio. Lavaggio piatti con piadino. L'ho buttato, vabbè. Che schifo. Allora, esatto, quella lì, cioè, credo di saperla pure io. Che schifo. Quella la so pure io, quindi. E la tentazione era troppo forte. Perché anche qua il lavaggio piatti. Mara Ale. Credo sia una reference a cosa? Persona 5. Ah, ok. Sei un marrano, portia. No, no, io. Sei uno schifoso. Seguivo solo gli ordini. Non so, pensavo fossi tu, Ludo. Una regola del codice stradale di cui avremmo davvero bisogno. Vedete, scorreggiare con i finestrini in crisi, divieto di dito e precedenza Twitch support. Chissà chi l'ha scritto. Non riuscirei a indovinare chi l'ha scritto. Già divieto di dito era abbastanza ovvio. Tra l'altro stava giusto nei caratteri, eh. Mancava un carattere. Sì, anche la mia. Ok, andiamo avanti. Il tuo nuovo e fantastico nome nel programma di protezione. Prego? Testimoni. Si vota. Non mi tocca il Pablo. Carino, non mi tocca. Voglio la spiegazione per il Pablo. No, anch'io non l'ho capito. Chiunque l'abbia scritto, spieghi il Pablo. Che obiettivamente difficile di comprensione. Catanino Fango ha fatto super quel flash perché nessuno ha capito il Pablo. Ma poi non mi tocca. Era comunque forte. Sì, vero. No! Almeno è morto affogato. Oddio, io le voglio votare tutte e due. Pesce a morire affogato? Appunto, è quella la cosa divertente. Mannazione. Cioè, più che altro almeno non è morto affogato. Quella. Lo sapevo che era di Cortia quella della maionese. Era da lui quella sempre, battuta. Che va sempre servita a parte col pesce. Andiamo avanti. Ah! Ogni volo di linea dovrà che c'è? Includere gratuitamente. Che palle! Votate ora. Sacchetti per i bambini. Sacchetti? I bambini. Che cattiveria! Ah, l'ho capita adesso, quella dei sacchetti, bellissima.
Ma questo è un grande cliché, quello dei bambini che non pongono il cazzo in aereo, ma è vero voi che viaggiate molto? Chiedo. No, il problema è quando capita, cioè non capita sempre, ma quando capita. È vero, okay. Ed è un problema quando c'è la pressione che gli fa male alle orecchie e iniziano a urlare che Madonna santa. Ah, una frase caratteristica okay. Peggiore per un capitano di Star Trek. Addio. Votiamo. No, ma come? Spazio, ultimo rotolo di carta igienica. No, vabbè, no, vabbè. La prima Luke, fantasma. Sono tuo padre. Ah no. Maledetti Trekkies. Io non l'ho mai visto Star Trek, non ho visto tre episodi però. Della serie classica, però. Si capisce, dai. No, l'ho scritta io. Non ci credo. Sai che se davanti a un Trek chi sconfondi Star Wars con Star Trek si inalberano. Esatto, c'è sto meme gigante tra Star Wars e Star Trek. Dai, fa anche spazio, ultimo rotolo di carta igienica. No, era bello pure quello, cioè io avrei votato. Il miglior episodio di sempre. Oh, questa ragazza la siamo giocata bene, però, eh. Ah, c'è il secondo round. Il secondo e terzo. Mi sorprende ogni volta, guarda. Ma provate a leggerla col tono di uno degli episodi. Spazio. Ultimo rotolo di carta igienica. Cioè, era quello il senso. 90 secondi, dai. Ciao, Zendal. Ah. Qualcuno mi ammazzerà dopo questa risposta. Ma la tentazione è troppo forte. Zendal. Come stai, Zendal? Oh, Zendal. Ok, 18 secondi. Da che avete risposto quasi tutti. Se non viene in mente niente, basta premere il pulsante della frase di sicurezza. Ma il Curtia ci ha preso il ritmo, è diventato veloce. Peccato che è l'ultimo. Sì, prima lo vedevo molto disperso. Ma tuttora lo sono, eh. Ok, hai imparato a fare la risposta di riserva quando non sai cosa fare. No, non lo sto facendo più, non lo sto facendo più. Preferisco sì, buttare. Sono Fidex, Tender, sono Fidex. Frase preferita e votate. Il seghettista. Scaccolatore di Velociraptor. Era Fidex, sì, abbiamo Fidex, Curtia e Panimale. Che sono io! Di no. Sabri. Oh, sei un seghettista. Fa le seghe al tasto tab. Ok. Ma tab 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 senza controllo. Stabu. No, ok. Ecco la prossima. Non mi ha preso il microfono. Fabio, alt. No, alto. Oh. Oh no. Il titolo di una sitcom con il protagonista di un pinguino. Il pinguo che non sapeva amare. Eleganza a corte glaciale. Ok. Adesso mi dite a chi è venuto in mente eleganza a corte come titolo di una sitcom. Cioè, davvero. Una cheat. Sì, ci sta. E poi scusa, c'è il frac il pinguino. È vero. Cazzo, è vero, era molto più intelligente di quello che pensassi. Anche Breaking Ice si poteva. La prossima. Una cosa che non vorresti mai sentire dire alla bello. Persona che ti sta tagliando i capelli. Oddio. Oh, guarda un buco. Dispositivi per votare. Sono il figlio di Edward, maledetti forcipe.
Aspetta, aspetta. Perché lo sapete dove si usa il forcipe? Cioè, nel senso... Certo. Nel senso... Un posto caldo e accogliente. Come si usava, non si usa più il forcipe. Sì, ok, dove si usava. No. Ora si usano le stazioni di... No, la... Cosa? Niente. È laggato tantissimo. Meglio. Mi sa che è meglio. Stavo per scrivere forbice, ma poi ho pensato, dove mi faccio scrivere forbice? E cosa usano oggi, visto che non uso più il forcipe? Una specie di palloncino. Una specie di palloncino che inseriscono all'interno. Ah, ok. Non sento poi che nessuno compra mai. Cicogna, che... l'ho usato. No, ma perché siamo sempre io e Fidek quando c'è una cosa così bella? Sì, ma io sono una risposta, non sono quello che ha risposto. Ah no, davvero? No. Cazzo, allora siamo io e Curtià, perché cioè chi è che può aver risposto un Fidek non googlatelo? Appunto. Cazzo, hai giocato sporco. Più della carta igienica usata. Era la carta igienica è più improbabile, secondo me. È più probabile un dildo usato di carta igienica. Anch'io volevo scrivere un vibratore, poi ho detto no, troppo banale. Date il vostro voto. Ma un Fidek era molto più raffinata come risposta. L'ultimo avviso prima della volontà è stato bello, arrivederci. Buon anno 2020. C'è quel coglione che ha fatto quella che ho comunque votato. Chi è? Io avrei scritto "Wei wei yo, bello sto 2020", però vabbè. Sì, effettivamente. Qualche memino alla... Però mi rendo conto che non ha avuto il tempo, bravo Arma. Era veramente bella questa risposta. Vaffanculo Arma. Ti ho votato, ma vaffanculo. La prossima è... Solo una cosa poteva far infuriare Gandhi, ed era... Oddio. Ok, si vota. Visto che non è stata scritta, la dico io, Civilization. Ma questa non tutti la sanno. Questa non tutti la possono capire. Io ho scritto così a caso perché non mi veniva niente. Io avrei scritto Civilization comunque. Non mi veniva, ti giuro. I Gandhi con le atomiche. Ah, ok. Civilization, intendiamo il gioco. Ok. La cosa peggiore di trapiantare il tuo cervello in un corpo robotico. Pronti? Partenza? Votate! Non è assolutamente corretta la seconda. Pompini con la rigoletta. Ma ci stai facendo un pensiero. Dobbiamo mettere delle parole che non possono essere usate, se no si vince troppo facile. No, vabbè, avrei risposto comunque i pompini con la lingua metallica. Cioè, solo che ho usato il meme dei pompini perché ci stava. È rafforzativo quello. La cosa più strana che un arbitro potrebbe dire. Scrivi i pompini con la ghiera, vincevi tu. Fatti. No! Ho insta risposto. Hai 100 lire in gettone d'aria o fallo in culo? No, geniale, fallo in culo. Ah, ma fallo in culo, dai, era. Cioè. Cacchio, non conosco il calcio, è l'unica cosa che potevo scrivere. Fallo da dietro, anche che. Cacchio, vero, fallo da dietro. Fallo da dietro. Ma non sono esperto di calcio. Non è il mio argomento principale. Qui ci sarebbe un aneddoto che Berli sconosce, una cosa che è successa veramente. Ma sicuramente sarà lunga e noiosa. No, è velocissimo. Il giocatore si rivolge male all'arbitro e gli dice vaffanculo. Allora l'arbitro cosa fa? Prende il cartellino rosa e fa no, affanculo ci vai tu. E lo espelle.
e si è visto in TV, è stata una scena bellissima. Noah, fanculo, si vuoi tu. È stato molto... Oh, c'è il terzo round, fermi tutti. Oddio, fermi acronimo, tutti. Acronimo! No, oddio, ma che preso. Faccio un fioretto, faccio un fioretto. Acronimo! Ma che palle! Oh, cazzo. Un nome completo, eh? È un nome completo questo. SGD. È un nome. Ma non c'è scritto nome, scusa, è scritto in piccolino. Vabbè, ok, vabbè. Cioè, comunque lui ha detto nome. Vuol dire nome completo. Vabbè, fate quello che volete, anche un acronimo normale. Succhia corposi dildi. Ludo. Salvate Carcialdai. Questo gioco è bellissimo. Salvate il soldato Carcia. Sindacato Cazzidori. In effetti con CD ci stava benissimo Cazzodoro. Io ho avuto un'illuminazione, quindi... 3 secondi? 2 secondi? 1 secondo? Cazzo, io odio sto coso dell'acronimo, veramente. Davvero, è fastidioso. Mamma mia. No, perché... Se capito che io non sapevo cosa fare, ho schiacciato cose a caso. Sì. Sapete vero che si è bloccato il gioco? No. Sì. Che peccato. Oh no. Aspettavamo così tanto la fine dell'acronimo. No. E adesso... No, io avevo scritto San Ciro da Napoli, era bellissimo. San Ciro da Napoli. Però da Napoli tutto attaccato. Sì, esatto. Era bellissimo il mio. No. Io speravo che fosse B a C, basta acronimi, cazzo. E invece no. No, provo a riavviarlo, ma non funzionerà mai, vero? Ci ha quittato dalla stanza, quindi no, non credo proprio. Bastardi. No, sono ci sono rimasta male, ne facciamo un'altra. No, perché ricapitano gli acronimi, basta acronimi, cazzo. No, ci sono rimasta malissimo, è crashato proprio brutto. Sì, sì, ma proprio lì nel momento clou dove... Cioè... No. Ecco, ho schiacciato lettere a caso pur di rispondere. Anche secondo me è colpa tua, Fidek. No, dai, ne facciamo un'altra. Mi sono rimasto troppo. Oltre male. Agli acronimi ci sta il fumetto, praticamente c'è un fumetto e tu lo devi completare. E poi che altro c'era? Gli acronimi. E gli acronimi. Ok. Sì, mi l'acronimo degli acronimi. Mi sembrava di essermi dimenticato qualcosa. L'hai detto gli acronimi? No, mi mancava. Ah, ecco. Oh, raga, facciamo la pausa pipì prima. Ok, vai. Dai, pausa okay. Pipì. Anche dai, per me, per Ludo, per Fidek, per Curtian. Vabbè, per Curtian, non ho capito. Io l'ho fatta prima. Io uso il catetere. Intanto entrate nella stanza che lascio. Io ne ho saltata una per mettere a letto ieri, no? Ah, è vero. Allora, Zendal, noi mettiamo il codice, tu devi andare su jackbox.tv. Scritto così. E mettere il codice che ti diamo. Però siccome non possiamo dare precedenza a nessuno, i 4 posti che ci sono liberi vengono lasciati al mondo, ok? Quindi adesso io tra un secondo cambio e chi è più veloce meglio si accomoda. Questo è il concetto. Allora, vi lascio. Ci siamo tutti quanti? Cortea, Fidek, Panimale. Non ci sono io, cogliona. Va bene. Dai, vado a pisciare. Divertitevi. Il codice è HDTC. Chi prima arriva... Ma il gioco va o... Meglio allora. Posso andare al cesso o no? Non ho capito. Vai. Ah, vabbè, è con calma. Fallo, card.
Posso? Sì. Oddio, fallo card. Ci siamo tutti? Sì. Fidek, Cortia. Mi sono mosso. È il momento di una bella partita a Quiplash col vostro presentatore preferito, Gervaso Gerri. Clicchiamo. In persona. Ah, siete aspetta, forse per scottare. No, vabbè, basta non schiacciare niente. No. Fatto avanti da solo partire. Il dialogo. Altri spettatori possono unirsi alla partita in qualsiasi momento. Rifacciamo, quitta però. Ok, sono riuscito a bloccarlo. È il round 1. L'ho messo in pausa. Ok. Ah, ok. Ci sei, Fabio? Sì, sì. Okay. Andiamo. E ora il primo round. Avete due definizioni sul vostro dispositivo. Rispondete come volete. Ogni risposta dovrà sfidare quella di un altro giocatore e tutti voteranno la loro preferita. Facile, no? Ottenete punti in base alla percentuale di persone che ha preferito la vostra frase. Forza e coraggio. Ok. Mentre i giocatori scrivono le loro frasi, gli spettatori possono provare la modalità parola al pubblico. Ma che cosa? Che domande di merda. Anche la mia è una cagata. Fatti. Il tempo 15 scaduto. Secondi. Se serve si può usare la frase di sicurezza. Tu sei dentro. Non lo so, okay. Zandal, come ti chiami? Ricordate che è tutta colpa vostra. Perché sennò devi, puoi solo votare. Se non ti ha fatto dare delle risposte, puoi solo votare. Quando ti consegna un disegno fatto da lui che raffigura. Si vota. Scegliete la vostra frase. Un dildo biadesivo? Perché cos'è no? Dildo biadesivo. Mi ha incantato questa cosa. No, allora sei. No, non credo che tu sia dentro, Zandal. Non ti vedo neanche nel pubblico, credo. Sì, proprio la merda, via. Non l'accetto ma proprio. Porello. Ah, che brutte risposte, dobbiamo. No, però credo mi ha affascinato il dildo. Posso fare la cosa degli spettatori. Andiamo avanti. Una frase che nessuno ha mai pronunciato. No, era quella degli spettatori, Zandal. Votate! Oddio,
sono tutte e due belle. È un bivio questo, ragazzi, è un bivio. Sono... Però una delle due è vera. tanto sale, Fide. Ma ci scontriamo sempre io e Fide, che dannazione. Avanti un'altra. Un pessimo nome per una paninoteca. No! Partenza. Votate. No! Peninoteca. Baguette. Peninoteca è cattiva. È brutta due volte. È vero. Per cui è giustissima. Dio, è bruttissima la peninoteca. È doppiamente brutta. Dannazione. Forza Panino. Citando. E quindi ha vinto tutto. Stava quasi per fare l'unplan. Per uno nel pubblico non ha vinto. Il libro mai pubblicato della saga di Twilight. No! 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 Si chiamava Edward comunque quella D. E no, non mi piaceva Twilight. Io invece li ho letti. Twilight. Vestito per streamare. Ah no, quello. Stavo pensando una cosa. Forse cioè? Possiamo aumentare il tempo che ci diamo. Basta che metto in pausa il gioco finché non siamo tutti pronti. Non so se funziona. E ora possiamo provare. Prima che venga scomodo. Preferirei usate i dispositivi per votare. Sedge era un titolo geniale. Sarebbe stato un titolo geniale. Ludo, hai fatto la pipì? Quello è il titolo geniale? Ludo, hai fatto no. La pipì? Ah, esatto. Il pieno distratto, non ho collegato. Mi sa che è Arma di Super Mod. Già questa idea. Vabbè, però, se spari alla cicogna zoppa, sei sicuro che non rivende i bambini? Gli alieni hanno smesso di vero. No! Il vostro voto. No! No! Penso a vedere un'idea di chi vincerà tra i due. Sono stati gli alieni a farla pure i ferri. Ok, Fidek, pat. E poi amo il fatto che tu abbia scritto bide con la T. Ciao Giordano, bene, stiamo giocando a questo gioco che è fantastico, è divertentissimo. Non ricordavo quale fosse l'accento di bide italianizzato. No. De. No, lo vuole... sapevo che qualcuno avrebbe fatto la battuta su Napoli. Ma è troppo golosa però quella cioè, non puoi non farla purtroppo. Tutta persona sono un po' di me. Oh mio Dio. Quindi è aperta lei di bidè. È aperta. Quindi teoricamente si dice bidet. Ma noi diciamo tutti bidet. Perché siamo convinti che sia una parola francese? Lo inventarono loro per la regina. Ni. Cioè, ci sono varie. Sì. Sei sempre di. Maramayon. Ok. Oddio, non vi sento più. No, ci siamo, ci siamo. Stiamo tutti guardando con intensità questa battuta di merda.
Dannazione. Non ha sortito l'effetto sperato. Mo volevi troppo. Almeno io mi sono inventato qualcosa. Anch'io. Oh no, Fide, che è l'ultimo. Com'è triste il mio... È vero. Fide, che io c'ho... Fide, che io c'ho provato. Esatto, proprio così. Dai, secondo round. Attenzione pubblico, mentre aspettate che quei morti di sonno dei giocatori finiscano, perché non provate parola al pubblico? Sì, ma in questo marasma la chat che dice? E stanno aspettando che noi produciamo. 10 secondi comunque. Che fonte di vita. Prosciugo questo gioco. Ok. Con che cosa abbiamo a che fare? Vado sull'unghia proprio. Definizione. Una frase orribile da intagliare sul tronco di un albero. Votate la vostra frase preferita. No, sono tutte e due belle. Non riesco a respirare. Tra parentesi, grazie per tutti i voti. Sì, purtroppo c'è. Non ti ha votato solo per invidia. Cioè. Essere... Potrebbe essere anche il tatuaggio di un'epoca. Doveva appunto essere orribile. Più grande rimpianto di Silvio Berlusconi. No! 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 È finito il Chalice! No! Mi aspettavo più rivalità in questa. No. Non mi aspettavo di vincere così facile. È giovane chi avevi contro, sicuramente. No. No, ero io. Se quello di Berlusconi ero io. Attenzione. Mi dispiace, Curtia. Non ho fatto. No, figurati. Ma volevo scrivere Viagra, ma poi l'hanno tolto. Adesso per... si lanciavi. E la prossima è... Qual è lo scopo? La di moda. Ice Fit Tempi era di moda. Lo scopo nella vita di Fedez. Perché la seconda? Io avevo scritto le scarpe nel frigorifero, tanto la per... seconda è in diretta, cioè se no doveva essere scritto in un altro modo. Io avrei assolutamente dire. Avrei assolutamente detto cercare di infilare le scarpe nel frigorifero, ma vabbè. Ho capito, ma ho votato lo stesso. Cosa? Quella per la moglie che c'hai di lui. Che cosa faresti per gelato Häagen-Dazs? Orlando è un instagrammer. Ma Ferragnez, cioè... ho capito, ma devi capire che c'è la quarantena, io di David, un influencer. La cosa bella è che entrambi hanno detto la stessa cosa.
però il secondo non è detto che sia in tangenziale. Vero. Beh, però la tangenziale qualche tombino ce l'avrà. È vero, dipende da come la vuoi vedere, quindi. Tompini. Tompini. Tampini. Tamponi. Tamponi. Certo che si svendono per poco per un gelato. E ora tiriamo fuori dal cilindro. Compratemi, no? Risposta al messaggio. No, va scattando. Dov'ha? Non so. Dov'ha? Torrex. Dov'ha? Dov'ha? Non so. C'è da dire che rispondere a questo era veloce. Sì, in effetti sì. Tu va, non so. Non so. Però se la perdo sono contento lo stesso. Era bella T-Rex, devo dire la verità. Erano belle tutte e due. Erano belle tutte e due. Sì, sì. Sono contento di averla persa. Una strana proposta da fare alla fine di un appuntamento. Che ne dici di fare un salto a casa mia e... Date il vostro voto. Posso rispondere? Cioè, è unfair proprio, cioè... Vabbè, non tutti sono... Aia! Macchia! Dotati. Ma il gatto che mi morde! Macchia, smettila! Chi è arrivato? Aia! Sì, ogni tanto deve uscire e rientrare. Volevo scrivere darle fuoco, ma sarebbe stato più bella. Più bello, ma non ho fatto in tempo, fisicamente. La prossima definizione è... L'unica cosa che ricordi di quando eri nella pancia di tua madre. Oddio. Insostenibile leggerezza dell'essere. Abbiamo perso Carzone in via definitiva, mi sa. Probabile. Oh, sì, sì. Minchia, stancantissimo con questo gioco. Vabbè, dalle 10 che stiamo qua. Minchia. No? Sono le sì, due. In effetti. Sono le 2. Meno male che ho detto sì, no, ci vuole un altro gioco perché mica... mica faremo vabbè, questo diciamo che abbiamo... la è la prima volta, dobbiamo carburare, se no effettivamente forse il PIC, per periodi prolungati potremmo annoiare. Vince le elezioni. Qual è il suo primo disegno di legge? Pronti? Partenza? Votate! Ok, queste sono orrende entrambe, fatevelo dire. Sì, perché non sapevo che cazzo scrivere, ti giuro. No, ti credo, ti credo. Cioè, è già gratis con 3P è una citazione del Pippero. No, è perché ho scritto veloce e stavo scrivendo il tempo. È involontariamente citato. Io sto ripreso. Il bello è che Gorka mi sa che non si è accorto di essere crashato. Tra l'altro ci ho messo anni a scoprire che Pippero con 3P. Alessio, Pippero nel senso che gli si vengono fatte le pippe. Andiamo a scoprire la classifica. Non è che te le auto fai, non è autoerotismo.